Un carissimo saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del sabato pomeriggio con Farming Simulator 22. Eccoci qua, grazie. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato pomeriggio con Farming Simulator 22. E come sempre, vi ricordo che il fine settimana, quindi il sabato e la domenica, il sabato mattina è dedicato ai giocatori da PC, mentre il sabato pomeriggio e la domenica mattina l'appuntamento è dedicato al crossplay. Eccoci qua quindi, in pratica tutti quanti potranno prendere parte alle partite online. Ovviamente per partecipare bisogna essere iscritti al canale, quindi basta essere dei follower del canale e poi si può entrare in partita. E allora stamattina, per chi si fosse persa la live di stamattina, sono andato avanti con dei contratti ed ero arrivato a produrre dell'insilato. Mi sono accorto che, dato che venduto, ok, dice che mi sono accorto che praticamente avevo, in effetti avevo terminato il contratto, quindi io in realtà mi sono trovato che avevo acquistato il sollevatore frontale e vabbè, alla fine diciamo che queste sono cose che per il momento la tengo, che potrà tornarmi utile in una fase successiva. E ovviamente queste balle di insilato le utilizzerò per creare la razione mista, ovvero iniziare ad alimentare la big stalla, insomma la stalla grande che si trova sulla Zappaland, la mappa che mi ha modificato e creato l'amico la Zappa Stort. Ovviamente, se non lo conoscete, vi invito a passare nel suo canale e a seguirlo, così come anche l'amico Fernbus08, che in questo momento dovrebbe essere in live, che sta portando Farming 19. E quindi adesso andiamo a raccogliere tutte le balle di insilato e poi le andiamo a portare in farm, e poi dopo chiuderemo il contratto e quindi andremo a recuperare qualche soldino. Allora, questa entrata qua è quella lì un pochettino più difficilotta da entrare, con attrezzature particolarmente ingombranti. Quindi allora, questo il braccio lo metterei qua nel frattempo, poggiamo qua. Ho preso un braccio un po' più lungo perché, ok, perché molto spesso capita che il braccio è sottodimensionato rispetto all'altezza del trattore e quindi non riesce ad appoggiarsi sul terreno, a terra, ecco, diciamo così, e quindi ne ho preso uno un po' più lungo, dovrebbe essere un pochettino più lungo rispetto alla norma. Allora, questo. Dall'altra parte c'è più spazio e cercheremo poi man mano di iniziare a dare un po' di vita alla farm. Allora, qua dobbiamo, ok, Zappa ci ha messo nella serra, ci ha predisposto la serra per le lattughe. Grazie comunque
Devo ringraziare veramente tantissimo il grande amico la Zappa Start, perché veramente ha fatto un lavoraccio, nel senso che si è fatto un cuore grande grande come una casa per fare un lavoro. Ha fatto una farm veramente bellissima. Iniziamo a scaricare qua, quindi mo ci manca la paglia qua. In tutto questo manca la paglia. Ok. Adesso andiamo a recuperare tutte le balle di insilato, le scarichiamo e poi chiudiamo il contratto, così poi andiamo avanti. E penso proprio di fare una bella raccolta di insilato qua, perché l'insilation torna sempre utile. Questo è il punto un po' più... Ecco, bisogna prenderlo proprio. Bisogna tagliarlo come se fosse una gara automobilistica, quindi bisogna tagliare il bordino. Ovviamente per chi volesse partecipare basta essere follower del canale per entrare in partita. Poi dovrete dirmi il vostro nick e poi vi farò entrare in partita. Ovviamente vi chiedo la gentilezza, se utilizzate il microfono, di spegnere gli altoparlanti, le casse o, se preferibilmente, se potete utilizzare le cuffie per evitare il fastidioso ritorno dell'audio, feedback, e poi ovviamente vi basterà utilizzare la chat vocale del gioco. Allora, boh, nel frattempo dobbiamo vedere un attimino cosa che si può piantare a novembre. Mo finiamo la raccolta delle balle qua. Ovviamente. Per fare questo, per raccogliere, come in questo caso, del materiale in più, ecco, prima di chiudere qualsiasi contratto, scaricate un po' alla volta anche del materiale, ad esempio anche altro raccolto, in modo tale che quando termina la missione, avete completato il 100%, potrete anche riutilizzare parte del raccolto oppure venderlo. Io, per esempio, come da suggerimento dell'amico la Zappa Storta, io beh, come ha detto anche il mitico Jason Farm, che purtroppo non ha più un account qui su Twitch, e lui mi disse: "Dab, oh, io ti consiglio di scaricarne un po' alla volta, una volta che hai raggiunto il 60% della missione, perché così potrai anche recuperare un po' di materiale, insomma, e quindi potrai valutare se, come nel nostro caso, metterlo in
rivenderlo, ecco, oppure se eventualmente riutilizzarlo come stiamo facendo adesso, e quindi di conseguenza si può utilizzare per altri scopi, ecco. E come nel nostro caso, per creare il cibo per le nostre mucche. Ovviamente mi sto pensando, però effettivamente il budget ce n'è poco, quindi se non mi costano tanto potrei anche acquistare balle di paglia. Vabbè, poi vedremo più avanti. Oh, allora questo. Oh, caspita, quel carburante sta finendo. Cacchio, non me ne sono accorto. Ah, scusate, ma rimaneva secco. Oppla. Abbiamo speso un bel po', oggi, in queste ultime partite. Beh, abbiamo speso circa 90.000 euro per il macchinario per creare le balle di insilato. Ma la stessa cosa qua. Cerchiamo di... Ecco qua. Oh, eccole, questo è tutto fieno. È stato riposizionato qui da Super Macho King 82 nella live di domenica scorsa, insieme a Pitti, alla zappa storta. Insomma, abbiamo fatto una bella, ci siamo divertiti. Poi, come sempre, al termine della live andremo a fare il raid a qualche altro canale amico che è in lives. Allora, vediamo un attimo una cosa qua. Allora, qua, insilato. Parecchio insilato abbiamo prodotto. Allora, io qua per arrivare a sto punto, allora qua mi pare che fieno è, sì, il fieno non ne può raccogliere più. Ok, qual è la capacità massima? Vediamo un po'. Allora, mi sembra di aver preso tutto, no? Credo mietituro. Allora, dice, no, sì, ho preso tutto, raccogli, ovvia, 60, 61.000. Ok, questo è pieno. Com'è che si fa? Ok,
Comunque Zappa ha fatto un lavoro grandioso a Yu. L'amico Zappa Stort ha fatto un lavoro di altissimo livello. Allora, mo l'unica cosa che ci manca è il macchinario sparapagli per creare la lettiera. Ben dato, andiamo a mettere a posto il macchinario qua. Il carrellone, Ciccio Carrellone, capa. E qua si potrebbe mettere una cosa, è stata attivata la tua. Ah, ok, viene venduta. Ok, ah, qua ce ne sta, sembrerebbe di sì. Ma in tutto questo. Ah, l'imballatrice sta là, ok. Bisogna farci un po' la mano con il gioco quando si va a fare la retromarcia. Allora, vediamo un attimo una cosa. Devo ridurre ancora un po' il volume della musica qua. Volume, musica. Suoni, volume radio. Ora cambiamo la pellicola qua, la mettiamo bianca, dovremmo non pagare nulla. Uso il condizionale e poi vedremo. Allora, a noi serve la paglia. Allora, io quasi quasi, visto che ho recuperato qualcosina, stavo pensando di acquistare i polli. Allora, intanto andiamo a fare il rifornimento qua. Poi andremo a vedere
cosa è possibile piantare al mese di novembre, dove novembre, poi se è il caso vedremo di iniziare a andiamo avanti con la nostra mission. Colgo ancora l'occasione per ringraziare quanti questa mattina sono passati a salutarmi e a tenermi compagnia. A tutti, in particolar modo la mia ittica Chiara Error 404. Ita carissimo, buon pomeriggio a te. Ecco il nostro primo amico Lives. Oh, stranamente sei riuscito a far funzionare i sound alert. Oh, K, allora, abbiamo fatto il pieno. Adesso di qua. Ora ci organizziamo e vediamo un pochettino il da farsi. Ita, se hai Farming 22 e vuoi venire in partita, puoi farlo tranquillamente, non crearti problemi. In questo momento sono in crossplay, modalità crossplay, quindi basta che prima di entrare in partita mi dici il nick con il quale entri, perché insomma la partita è riservata ai follower del canale e vorrei essere sicuro, insomma, che non entrino, almeno per oggi, nella partita. Poi off camera ho giocato anche con altri giocatori. Aiaiai, effettivamente Farming 22 richiede un pochettino di potenze in più. Questo è vero, questo sì. Allora, mo mi devo organizzare un po', perché mo ah, intanto fammi attaccare il peso davanti, anzi messo il peso ma io non collegarlo. Mi sono scordato che qua devo mettere l'attrezzatura. E che problema? Non ti parte che non si accende proprio? O si accende ma tipo fa una schermata nera? Ah, beh, questo. Però sai, la console puoi anche acquistarlo per console, tipo PlayStation, Xbox. Magari rispetto alla versione per PC ti dà meno mod, però più o meno diciamo ci puoi comunque giocare, errore avvio di Windows. Tu che sistema operativo c'ha? Windows 11? Quello se fosse stato Windows XP, premendo mi pare o F7 o F5 ti faceva entrare in modalità provvisorio e avresti potuto vedere se era un problema dovuto a qualche conflitto, qualche programma che hai utilizzato, magari a Windows 7. Ok, sì. Quindi dava un errore. Dovresti provare a vedere se installando da capo Windows ti funziona. Perché
perché può darsi pure che qualche file di Windows sull'hard disk sia corrotto e quindi magari non ti funziona più. Cioè, non ti funziona più, nel senso che non ti funziona bene, ecco. Questo perché non me lo legge. Ah, ecco qua. Configura, allora. Cambiamo il colore. Mettiamo il bianco, ecco qua. Ma poi se non sopporta. Ah, e vabbè, questa sì. Vabbè, ma il 19 su uno schermo Full HD. Basta che se è uno schermo Full HD, mi pare 24 pollici, non dovrebbe darti grossi problemi, perché il Full HD, diciamo che il monitor, se non è troppo grande, la scheda video non deve lavorare troppo, ecco, diciamo così, per darti un'immagine dimensionata per quel tipo di risoluzione. Ah, 17 pollici, allora tu un Full HD. Se prendi, vabbè, che mo il problema è che l'hardware qua, mamma mia, costano una cifra, costano veramente tantissimo. Dici poi nemmeno avvicinare, che ti chiedono prezzi assurdi. E dovevo acquistare una scheda grafica per la gestione del software per fare la live, però quella che una volta sarebbe costata 150 euro, ma costa 320, mamma mia. Cioè, prezzi proprio assurdi, cioè sono altini veramente, altini. Allora, se io volessi acquistare un pallet di cibo per galline, quanto mi verrebbe a costare? Allora, intanto mangime minerale, 1000 litri, 1050, quindi non credo che sia proprio il massimo. Allora, pallet 1500 millilitri, 1400 millilitri. Allora, quello è il silos, mi pare che è 30.000 litri. Allora, mo faccio così. Non vorrei spendere tutti questi soldi. Facciamo così. Ecco qua. Ah, ok. Credo di aver capito allora. Diciamo così. Degrada un po' la qualità perché forse, diciamo così, non è il tipo di, il segnale non è nativo, quindi diciamo che è stato adattato o riadattato a questa cosa per permetterti di farlo funzionare, che deve capire. Quelli mi pare che ci sono in commercio, si vendono dei convertitori tipo HDMI a VGA, queste cose qua. Convertitori di segnale. Ovviamente non è come quando tu c'hai il cavo che è collegato direttamente alla fonte, però diciamo che degrada un pochettino. Oh, drift!
Buon pomeriggio, buona pausa caffè. Com'è andata a Farming stamattina? Io poi prima di andare in Lives ho dato un'occhiatina nella barretta là a fianco mentre mi preparavo la Lives e quindi mi sono dato un'occhiatina un Caffè po'. patacca, il caffè che spacca. Ecco. Ho dato un'occhiata un po' in giro, ho visto che eravate un bel po' di voi in live, solo che stamattina, a parte che mi sono fermato un po' a parlare con Ale Asso, insomma tutti quanti, poi dopo ho fatto una scappa, mi sono reso conto che era tardi e mi sono avviato a fare la Lives. Peccato che io ho un'altra scheda madre per rifare il computer, solo che quando ho acceso il PC ha preso fuoco. In senso metaforico, perché una volta si poteva bruciare l'hardware, ma mo con tutti i sensori che c'hanno, a meno che non era una scheda madre, diciamo così, con un grosso difetto, cioè che il sensore non ne percepiva il calore, l'aumento della temperatura. Infatti mi vado a fare un caffè, dopo ah. Vabbè, dopo come si dice in gergo, ti spassano poco, per dirla nella lingua napoletana. Ti vai a rilassare un pochettino. Per la serie, rilassiamoci con Drift. Dopo rilassiamoci con Dub. Ah, ecco. Allora, diciamo che forse probabilmente qualche condensatore si sarà bruciato sulla scheda madre. Sì, perché le schede madre prendere fuoco, sai, no? Che si intende? Cioè che vedi la fiamma. Evidentemente sarà esploso qualche condensatore, qualcosa sulla scheda madre. Infatti dicevi com'è possibile che con le schede madri recente di recente costruzione si va a prendere fuoco. In effetti ho capito qual è. Sì, un condensatore. È capitato pure a me su una vecchissima scheda madre Asus. Mi è successo nel 2004 che praticamente era esploso un condensatore, ha fatto un fumo, ha puzzato. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Allora, ok, però vedi, non sempre la componentistica è di qualità, anche se è un prodotto è recente, può capitare che venga costruito con materiali. Può essere anche un difetto di fabbrica, eh. Cioè, tutto è possibile, però ti ho detto, per il fatto che mi hai detto ha preso fuoco, poi mi hai detto che si spende, evidentemente ho detto qualche componente elettronico che non era efficiente. E quindi praticamente non ha fatto reggere sta cosa e quindi ti è partita la scheda madre. Oh, abbiamo messo anche le gallinocce. Ho detto, a me è capitato su una scheda madre del PC fisso,
Un Asus, vabbè, ma quella dopo un bel po' di anni, insomma, diciamo che c'è una normale vita di tutta la componentistica e quindi arrivato a un certo punto non è più efficiente. Poi vabbè, all'epoca avevo un case chiuso, ti sto parlando del 2005, 2006, 2004, quindi non c'erano ancora questi case, o meglio c'erano questi case con le ventole, ma costavano un botto. Il tube, come si chiamava? Diciamo queste cose che i PC moddati, ecco, il modding non era ancora a conoscenza, quindi non sapevo dell'esistenza di queste cose qua. E poi dopo, quando mi sono riappassionato a quest'altro genere qua, allora ho capito che le ventole servivano a tenere freddo tutto l'ambaradà. Allora, nel frattempo vediamo un po' cosa possiamo piantare. Allora, boh, mi sa che non possiamo piantare proprio niente. Eh sì. Vediamo un po' se c'è qualche contratto. Fertilizzazione, irrorazione. Però offrono poco. Allora, io direi, arrivato a sto punto, facciamo passare il mese qua, vediamo se esce qualche contratto. Io sono convinto che sto usando il processore i7, solo che avendo quel processore, le ventole del PC si surriscaldava e alcune volte lo schermo. Allora, se si spegne il PC, vuol dire che non c'è pasta termica sulla CPU. Se si accende rimane per un po' accesa e si spegne. È capitato anche a me in un'altra occasione. Ok, Drift, grazie per essere passato in Lives. Vai Lives più tardi anche tu? Ida, io sul discorso dei PC. Ok, al limite se ce la faccio vedo di farti un ride. Ita, però quello che diciamo cerco di spiegare è che non sempre la ventolina che ci offre il processore, quindi quella stock, è buona per dissipare un processore. E mi spiego meglio. Se un processore ti sviluppa 80 watt di dissipazione di calore, tu gli metti un dissipatore che ne dissipa 60, 70, è un po' sottodimensionato. Allora, quello che io consiglio sempre, ove possibile, prendere un dissipatore di pari o superiore potenza dissipante. Poi ovviamente ci vuole anche la ventilazione nel case, il verso giusto, quindi ti basta una ventola frontale e una posteriore, non te servono in alto perché il flusso d'aria non diventa costante. E poi ci vogliono anche delle ventole che abbiano una pressione d'aria costante. Il discorso è un po' lungo se non mastichi, diciamo così, di queste cose qua. Magari in futuro, poi se hai bisogno, puoi sempre contattarmi anche con un messaggio privato e mi dici: "Dabo, guarda, io vorrei prendere questo processore qua, così così. Tu che dissipatore mi consigli?" E io ti vado a vedere due o tre modelli e ti dico: "Guarda, per questo processore qua, prendi sto dissipatore qua." Io, per esempio, sul mio PC comunque c'ho un dissipatore. Vabbè, il discorso sul mio PC c'ho un impianto custom, raffreddamento custom, quindi più o meno diciamo che
L'ho reso un po' più complicato, ecco, non è l'impianto quello lì iOS, c'è cioè quello all in one, ma è un impianto che c'ha la pompa, poi c'ha i tubi all'interno di gomma, i radiatori, e insomma non è il classico dissipatore standard, ma è, diciamo così, qualcosa di un po' più particolare. Allora, direi arrivato a questo punto, no, più che questo, 11.004. Allora, questo 9.84, questo. Lo mettiamo qua. Ecco qua. Almeno abbiamo un po' di entrate passive. Ok, qua è pieno inverno. Vediamo un po'. Aratura. Aratura, ecco, questo è qua. Questo me lo vado a fare, sto contrattino. Questo pure sta secco, sto mezzo. Comunque, in generale, io consiglio di cambiare la pasta termica sul processore, ma anche se una, un po' di manualità in più, di farlo anche sulla GPU almeno una volta ogni paio d'anni. Pure se all'apparenza può sembrare in buono stato la pasta termica, cambiatela. Perché così più o meno si allunga anche la vita dell'hardware. Io per esempio ogni anno, ogni 2 anni massimo, ogni anno io faccio, apro il case e lo pulisco dalla polvere. E poi ovviamente cambio pure la pasta termica. Comunque il discorso diciamo che è abbastanza lungo, Ita, perché poi ognuno, come dire, gestisce la propria macchina secondo le proprie esigenze, però io consiglio di fare questa cosa qua perché alla fine comunque male non fa, anzi fa bene il fatto di poter recuperare. C'è un portatile con processore AMD con 8 GB, SSD 370. E Ita, fai una cosa, mandami un messaggio in privato e scrivimi il modello, perché mo così ad occhio non saprei. Però i processori AMD ultimamente stanno facendo delle ottime cose. Secondo te è troppo? Ti ho detto, devo leggere bene le caratteristiche. Mi devo vedere il tipo di processore che, sarò sincero, AMD non ne capisco tanto, però, dando un'occhiatina, può darsi che. Grazie, così poi ti faccio sapere perché. Poi questi sì, ultimi processori di ultima generazione, fra l'altro, sono anche molto più performanti rispetto. Ah, ma campo 14. Ah, ecco, dicevo che hanno posto alla mia attenzione un'altra persona, un processore di cui non ne conoscevo le caratteristiche. Me le sono andato a vedere, ho visto anche i benchmark ed ho visto che effettivamente è
diciamo era più performante rispetto a un processore standard. E poi ovviamente, se non ricordo male, era un processore di, mi pare, decima generazione, undicesima generazione, quindi sono processori più recenti. Una scheda grafica che è una GPU per, leggevo che era una GPU per dispositivi mobili. Ok, poi dopo quando finisco la live mi guardo per bene le caratteristiche. Comunque generalmente ultimamente stanno tirando fuori dei bei prodotti. E che scaldano anche poco. E infatti AMD in passato aveva, diciamo, si portava la nomea che avesse i processori che scaldavano parecchio. Invece molti mi hanno detto che hanno ottimizzato la dissipazione, quindi sono scesi notevolmente, insomma, i problemi non si sono più proposti come prima. Vabbè, hanno fatto i Ryzen, queste cose qua con 12 core, queste cose qua, pure Intel l'ha fatta. E per esempio un AMD, un PC AMD non l'ho mai assemblato. Infatti, appena avrò l'occasione, vedrò di testare un po' di hardware AMD. Perché dal 96 che, diciamo così, ho questa passione qua, ho sempre utilizzato Intel ed Nvidia ovviamente, quindi andrò a vedere pure AMD le schede grafiche ad utilizzarle. Ah, mi sono scordato, ecco, dicevi che mi ero scordato qualcosa. Ok, Ita, ti ho appena letto, allora ti faccio il so. Grazie per essere passato in live, grazie per esserti intrattenuto. Allora, poi mi vedo con calma il tutto e ti faccio sapere se ne capisco qualcosa, ti dico, guarda. Ne capisco e ti dico, guarda, sì, va bene, oppure ti dico, guarda, non ne capisco molto e chiedo a qualche altro amico eventualmente un po' più preparato sui processori d'ultima generazione. Comunque mi vado a studiare. La zappa storta, Maurizio Max Luice. Oh yes, oh yes. Ok, dai Ita, buona live. E se riesco passo a salutare anche te. Come faccio al solito, mi faccio il giro dei canali degli amici streamer. Oh, Gippen, wunderbar. Cippo carissimo. Ben ritornato in Lives. Anzi, sei entrato praticamente sull'inno della zappa. Buon pomeriggio a te. Ah, sei riuscito a presi. Ah, a proposito, io qua ho comprato le galline. Mi sono iniziato a fare un po' di debitucci. No, debitucci no. Ma come vedi, il budget è sceso di parecchio, eh. Allora, mo' ti faccio pure il so. Ecco qua. Adesso hai avuto gli onori di casa. Adesso sto sulla Zappaland.
sono in multiplayer, quindi se vuoi puoi anche unirti alla partita. Posso chattare anche i buffi. Ma allora stavi. Che come si chiama il gioco di caccia là? Com'è che si chiama? Hunt, Ghost Hunter. The Hunt, brava, brava. Basta dire il gioco di Brixia, è quello uno. Io capisco subito subito. Bufalozzi, quanti ne hai presi? Eri nella contea della Zappa. Zappa County. County, giusto, County, la contea. Qua ho cambiato abbigliamento, ho messo il giaccone qua perché stavo a ad ottobre, stavo a mezze maniche. Ho detto non è cosa, qua mi viene una bronchite e si va subito, ho cambiato l'abbigliamento. Osa raggi ben, osa raggi ben. Tenutratore. A proposito di Sarajipen, fammi vedere un attimo il mercato dell'usato che cosa offre. Vediamo un po'. No, portalame, ma questo non mi serve. Si lavora come le bestriche qua, caro Gippo. Dai, dai. Sorridevo perché stavo pensando un po', insomma, agli amici che stamattina hanno fatto una bella sorpresa, Coviros, che è venuto a salutarmi in live, da Chiara Error, insomma, sorridevo perché stavo pensando di fare qualcosa, cioè, sto pensando, in realtà, come sto facendo per i vari canale amici, sto creando dei piccoli jingle e forse ho trovato anche il jingle divertente per loro. E c'è un jingle anche per l'amico Gippen, Gippo, collega di Ranch, e in qualche occasione anche di Sarajipen.
farming. Ecco. Sapevo che sarei andato. Sarei andato fuori vista. Vista. Gipen. L'incorreggibile. In questo momento Gipen sicuramente sarà molto impegnato al telefono. Oh, non è che ha un call center Gip, in realtà è diventato molto famoso. È l'uomo dai 30.000 telefoni a secondo che squillano. Sarra Gipen. O Sarra Gipen. Belluaiona. O Sarra Gipen. I trattori sape porta. Pam. Peccato non poter collezionare questi sassi dalla terra. Campo 16, niente. Aratura, campo 13. Oh, quasi. Mi faccio pure il campo 13. Sono le missioni, Jeep. Ho preso due contrattini perché ho speso un pochettino di soldini stamattina. Ho preso una come si chiama, insilatrice, macchina per fare l'insilato, mi è costato quasi 100.000 euro e quindi mo si lavora come le bestie, come dice il mitico Macho King, per recuperare. Io mi sto vedendo la Calm Seden, ma cosa essere? Cosa televisiva? Wunderbar, ja. Poi una mappa. Calm Sden. Ah, ho visto che è uscita un'altra mappa sul modab. Non l'ho ancora vista. Però qualcuno dice che è un remake della versione precedente. Ho letto che non ne parlano bene. Poi ovviamente io sono sempre stato del parere che poi devo vederla sta mappa, che poi come si dice, The Ghostibus. E quindi, così come ne avevo sentito parlare non particolarmente bene della Haute Baron, insomma, è stata la prima mappa proprio che ho portato, proprio per capire cosa avesse sta mappa che non andava. Poi forse mi sono reso conto che il problema forse era dovuto alla complessità della mappa, e non essendo una mappa particolarmente pianeggiante, ecco, per lavorare su alcuni terreni effettivamente risultava comunque difficoltoso. Però poi là ci ho fatto un sacco di cosucce. È tutto da vedere, Gippo, perché ti ho detto, sono sempre stata una persona che i consigli, tutte queste cose qua, comunque le devo filtrare un pochettino, perché a volte a uno magari può piacere una mappa più grande, ad altri quelle un po' più piccole, sai che tu prendi mezzi piccolini e ti fai quel po' di
terreni piccoli, quindi due galline, sai, un po' come avviene nella realtà, e quindi non tanto a livello, diciamo così, di grandeur, ecco, come dicono i cugini francesi, insomma, le cose fatte, le sfarzose. Se non succede sempre a me, l'italiano non è che mi piace molto. Magari multiplayer diverso. Eh sì, l'italiana ti riferisci sempre a Farming 19 o Farming 22? Penso 19. Se ho capito quella che dici tu, quella sul 19, allora quella era complessa. Allora, sì. La mappa italiana, allora quella là, allora mappa di Edo, io, allora Edo ha fatto un capolavoro, ha fatto un capolavoro, perché ecco, la mappa è un po' come un presepe, cioè è molto collinosa, poi ecco, ha messo un sacco di strade, per cui se non le impari a memoria non riesci ad orientarti, e penso io che credo di avere un buon senso dell'orientamento, ma quando tutte le volte che ci ho giocato là mi perdevo sempre, mi sono sempre perso. Era graficamente era molto complessa, e quindi richiedeva pure un bel processore che sotto, una bella GPU che sotto poi cacciasse i muscoli. Però forse effettivamente il multiplayer poi è diverso, ma a volte dipende anche uno come si approccia ad una cosa. Ho detto, io prima di portare il live la Outback Home ci ho giocato per 10 ore, quindi ho iniziato a testarla sta cosa, e poi dopo 10 ore ho capito com'era le potenzialità, e quindi l'ho portata in live. Un po' come anche il gioco che ho vinto al giveaway di Chiara, stessa cosa. Prima di portarli in live me lo sono studiato un pochettino, proprio perché magari di primo acchito, non essendo nemmeno un genere da me particolarmente apprezzato, più che apprezzato, seguito, ecco, allora ho preferito studiarlo bene. E poi alla fine, che era The Escape of Evan Carter, una cosa del genere, a me è piaciuto alla fine. Poi è stata anche lei che mi ha dato delle dritte, dei consigli, e quindi da lì poi ho potuto non sbattere la testa per capire il funzionamento, insomma, come era strutturato. Fatto rende bene, infatti ci ho rigiocato anche off camera un altro paio di volte. Invece qua la Zappaland sta riscuotendo un ottimo successo. Poi so che ti arriverà anche la Gippoland. Ho saputo che sarà una mappa particolare, così mi hanno detto non so chi l'ha detto, Coccorito, che non picchia va a pavalla, si è scambiato a tanta guerra, si è finito un coppa a spalla, come era Coccorito, non picchia va a pavalla, ha scampato da una guerra e se ne chiuda coppa a spalla. Non so se la conosci, la canzone di Renzo Arbore e l'orchestra italiana Coccorito, ma Wagippo, guarda, è di qualche tempo fa, forse tu te la ricordi.
Coccorito, coccorito, e non vecchia pappavalla. Comunque se vai su YouTube la trovi. Renzo Arbore e l'orchestra italiana Coccorito. Forse l'avrei orecchiata in radio. Coccoriten. Aspetta, ma la cerco un attimo così mi metto pure il link. Allora, mo muto un attimo sta scheda di... Dove sta? Ecco qua. Allora, condividi. Ho trovato questa qua. Ecco qua. Ah, esce pure il titolo, ottimo. Riattiviamo l'audio. Ok, questa è la versione che dico, insomma. Di cui ti parlavo prima. Vedi, quasi sicuramente l'avrai probabilmente sentita, forse. Però se ti piace la... come si chiamava? Quel genere di musica, e mi sfugge il nome. Vabbè, poi se mi ricordo quel genere di musica lo dico. Questo è il genere latinoamericano, sì, i balli di gruppo. In quel periodo là mi pare che pure si ballava. A te piace la techno, no? O la tribal house? La techno. La techno. C'è un genere di musica che ha un ritmo molto veloce, solo che adesso mi sfugge il nome del genere di questa musica qua.
funziona anche la suoneria della Vespa qua, del Vespino, su mega trattore. E vai con liscio. Ah, salutala il macio. Scrivi nella sua chat e gli dici: guarda che Dub sta utilizzando il trattore, devi dire sta utilizzando il tuo trattore sulla Zappaland. Aspetta, ma passa a fargli un saluto a volo, vediamo un po' se sta ancora qua. Allora, facciamo così. Ecco qua, gli ho scritto un saluto a volo, poi dopo veda se risponde. Scusate per voi che siete in live e che state guardando questo video in replica, scusate se vi ho fatto attendere qualche aiuto, ma sono andato a scrivere un attimo nella chat della live dell'amico Macia King 82, che in questo momento si trova in live, anzi gli faccio anche il suo, così poi passate magari nel suo canale. E lasciate un bel follow e lo salutate. Gli mandate i saluti da parte mia. Sarà Jeep o sarà la Zappa? La Zappa sto, porta la Zappa sto, porta la Zappa sto, porta Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Quindi sono cose più... Ah, eh sì, ho quel genere di musica che dicevo io, è musica più elettronica. Che, ti ho detto, c'ha il beat, cioè il tempo della musica è molto veloce. È musica, comunque è musica elettronica, al momento però mi sfugge il nome. Quindi genere musicale dal rock all'hard rock. Ah, quindi sei un poco più switch and mine. It's a foul, me la schiera e gnau. Guns N' Roses. No, però poi me lo vado a vedere qualche
canzone, qualche pezzo di Meatloaf. Le ballate c'erano quella di Toto, Two Hearts si chiama, e le ballate rock. Poi c'era una di un'altra che si chiamava, la canzone era More Than Words, che la cantavano i mannaggia, mo mi sfugge. More Than Words, ah, devo ascoltarlo, perché sarò sincero, non lo conosco proprio, ma forse perché è un genere un po' più meno commerciale, e allora devo andarmelo. Meatloaf, mi scrivi un titolo di qualche canzone sua, magari una ballata, così poi me la ad ascoltare poi a fine live, che mi piace pure conoscere anche altri generi che mi propongono in live. Infatti un altro amico in live pure a novembre mi aveva consigliato di... ah no, era proprio Cirillo, bravo, Cirillo 1974, mi disse: guarda, ascolta di sto rapper che bra, andai ad ascoltare, non ne capisco niente di rap, però si vedeva che era intonato, era bravo. Allora iniziamo. Oh, qua gli schiacciamo tutta l'erba qua. Allora adesso iniziamo a recuperare 10.000 euro, e scusate se sono pochi. Ma 10.000 euro in questo periodo che c'è stata una moria delle vacche, veniamo noi a dirvi: punto, due punti. Ah, ma non è qua, campo 13, sì. Ah, dall'altra parte. Ah, il cambio è proprio qua vicino. Comunque una cosa che devo proporre agli sviluppatori di farming è quella di lasciare eventualmente anche un po' di neve sui campi, quindi per poter svolgere contratti d'inverno, ad esempio. Ops, sto sbagliando strada. Per poter lavorare sui campi, tipo come adesso che c'è la neve, utilizzare tipo uno spalla neve, di quelli lì che spruzzano la neve a bordo campo, insomma, per renderlo un pochettino più lungo. Poi vedremo ovviamente se gli sviluppatori magari hanno pensato altre novità, e quindi è per questo che al momento non... Allora, barbabietole, ok. Ok, poi me le vado ad ascoltare queste qua. Io poi non ho detto, non conoscendo l'artista, può darsi pure che magari in qualche occasione qualche amico, qualche altro amico che ha il palato fine in termini musicali mi avrà fatto pure ascoltare, solo che magari non ho memorizzato, non ho associato il nome alla canzone. Io penso che YouTube l'ho scoperto nel 2005 andando su Google
e digitando frecce tricolori. Quello è stato il mio primo video in assoluto che ho guardato su YouTube. Il primo video non si scorda mai. Parliamo proprio di tanti e tanti anni or sono. Ah, lo ricordo sto campo con l'aratro, con l'aratro quello lì piccolino, ci vuole un'eternità. Si guarda qua. Segni anche questa ragazza del Kazakistan, Dimash Kua. Devo andarmela a vedere pure con questo qua. Questo è sempre genere rock, hard rock, metal. What kind of music is this artist? Ah, ok. Ah, il lirico tipo il... vabbè, quello non si può paragonare a nessuno, diciamo così, il genere del volo, ah, per dirlo, per non dire, perché volevo dire Freddy, ma Freddy era rock, era lirico, era jazz, era tutto, senza considerare che Queen erano dei geni, geni a livello musicale. 3-4 tonalità in una sola canzone, 3 minuti cambiavano. Pare che è proprio Bohemian Rhapsody, pare che è una delle canzoni dei Queen con il maggior numero di cambi di tonalità. Devo ascoltarla, che mi sta incuriosendo questo artista, che magari sono anche poco conosciuti perché magari non hanno alle spalle case discografiche o personaggi che li sponsorizzano, e quindi magari sono dei grandi artisti, ma diciamo così restano grandi artisti per pochi, ecco, diciamo così. Qualcuno forse li definirebbe artisti di nicchia, ma molti di questi artisti di nicchia sono dei grandi artisti, solo che non hanno avuto la fortuna di incontrare le persone, diciamo, abbastanza importanti e influenti. Oh, Pitti carissimo, hello Pitti, how are you? Welcome to the stream. Welcome to the channel. How are you? How are you? Now, please give me an answer. Certo. E intanto ci sono ancora un po' di contrattini da fare qua.
Ah, ma quindi è anche poliglotta quest'artista. Facci la miseria. Ok. In this moment, right now, PT, I'm playing on the Zappaland map. My farm has no name, so I can see you only that this map have not name. So welcome to the Zappaland. Ma map là, ma femme, elle n'a pas femme et pas femme. La femme, ma femme, elle n'a pas de nom. Dans ce moment-là, je suis en train de jouer sur la map que je l'ai appelée la Zappaland. C'est le puits de la Zappa. E ovviamente, Vitti, questo comunque. A fattoria mia non c'è nessun nome, ma la mappa si chiama Zappaland. Tu scrivi in inglese, è normale che io ti devo scrivere in inglese, altrimenti non c'è gusto. Oggi è trucco e non c'è inganno. Barba a bidone da zucchero. Sono in crossplay. Sono in crossplay. Ok, poi me lo vado a vedere. Assicurati di aver messo crossplay, sì. Altrimenti può darsi pure che per questo che non mi trovi. E basta, poi quelle, poi il resto è tutto come prima. No, e password non c'è. Ho messo l'accesso non automatico. Tanto poi quando mi arrivi in monitor ti faccio entrare subito subito in partita. Quello mo siamo in pieno inverno, qua stiamo a febbraio. Mo devo vedere a marzo cosa si pianta perché mi occorre la paglia per le mucche, perché ho iniziato a preparare la mega stalla là. E là veramente devo fare una scorta esagerata prima di metterci due mucche. Che è successo? Non lo trovi? Ai ai ai. Aspetta, allora mo salvo un attimo la partita e poi la faccio ripartire. Allora, vediamo un po' se non. Ecco qua. Mo si riavvia, ovviamente. Non ho capito perché si disconnette sempre. Ecco qua. Partita, dov'è? Eccola qua. Mo K, continua, crossplay sì. Il nome è sempre lo stesso. Vuoi dire che tra poco fai prima un attimo caricare la partita e poi dovresti poterla trovare. Ah, non ti preoccupare, PT. No problema. Non ci sono problemi, come dicono da queste parti. Non ci sono problemi. Ecco qua. Allora,
puoi andare anche eventualmente sul campo con la Ratri nel frattempo, vedi se riesco a trovare qualche altro contrattino da fare. Beh, questo solo che ci sta coltivazione. Ok, vai, entra, entri, si supplì. E allora quasi quasi mi faccio presto oggetti. Coltivazione. È sempre il sole. Ok. Intanto stai quasi a metà dell'opera, poi. Allora, intanto fammi vedere un attimo una cosa. Allora, vediamo un attimo una cosa. PT, vedi che non sono su Discord. L'ho disattivato temporaneamente. Utilizziamo la chat vocale, quella là del gioco, sì. Magari se qualcun altro vuole entrare, non abbiamo problemi di chi non ha Discord. Allora, eccolo qua. Ah, bellino questo qua. Bello sto New Holland. Ma qua non ci vuole il peso? Eccolo qui, il mitico Pitti. Pitti pittiale, Pitti pittiale, Pitti pittiale. Abbiamo iniziato. Sono nella chat questa qui, quella chat vocale del gioco per il momento. Vedi, allora sulla pagina iniziale del canale c'è il link per Discord, quello là dovrebbe essere valido, credo. Mi sente? Yes, it is set, ma si è. Buonasera, buonasera, io sono un po' complatico. Palla cinese? Io sono da cinese, io mangio sushi. 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 Come questo? Cosa fare qui in questa farm? Qui vedi che ho lasciato il trattore su un campo che si dovrebbe finire di arare. E questo mo purtroppo questi ci danno da fare. Adesso. Sì, c'è un trattore. Io non ho patente col trattore. Trattore piccolino. Io non guidare il trattore, io non capisco. E la bicicletta la sai guidare? Sì, non so pedalare, però metti i pedali. Basta che metti i piedi a terra e spingi come i Flintstone. Metti le rotelle. Metti rotelle. Metti rotelle. Dipende. Io ho quattro ruote qua, anzi 6 ruote sotto a sto trattore, 4 davanti più 2 sotto il carrello. Io sì il carrello invece delle rotelle direttamente. Qui Luciano carissimo. C'è anche il mitico Luciano. Hello Luciano. Zio Luciano. Ciao. Facciamoci un bel show. Soul. Bentornato Luciano. È sempre lui. Luciano.
Caffè Patacca, il caffè che spacca. Vi ho offerto anche un piccolo caffettino qua in questo momento. Ci vuole, no? E soprattutto se il caffè Patacca, il caffè che spacca, quello spacca il sonno e spacca anche le vetre. Spacca tutti. Spacca tutti. Esatto. Beh sì, il pane Macho King, qual era l'altro spot, quello lì del pane? Caffè zappa, ah, pane zappa alla tendiera che si spacca, una cosa del genere. Ah, fatto morire. Luciano, se vuoi puoi entrare anche tu in partita. Ma no. Deve venire anche il Maciolin. Chissà, forse sta ancora in Lives, perché? Abbiamo staccato adesso perché ho detto che ti avevo promesso che venivo qua a Fanzante. Vabbè, ma lui. Io sono passato nella sua live a fare i saluti, poi sono tornato qua non avendo messo l'audio, non subito girato perché poi mi stanno aspettando qua e quindi non mi sono intrattenuto più di tanto. No, hai fatto bene. Dice Luciano che ha la play sotto sequestro, ma da chi? Dal figliolo o dalla moglie fidanzata? Insomma dal figliolo, da Lufra. Ah, ok, allora non ti preoccupare, sei perdonato, dai. Ah, ok, beh, c'ha risposto, e figli, allora tutto a posto, allora il figliolo già inizia a comandare, eh? Ha preso posizione Renzo Arbore. Renzo Arbore nella canzone di Indietro tutta la vita è tutto un quiz, diceva: tu nella vita comandi fino a quando ci ha stretto in mano il tuo telecomando. Ma in questo caso qui, se ci ha stretto il joypad, sì, comanda tutto. Oui, Macho. In realtà sto utilizzando la chat vocale del gioco in questo momento, infatti non l'ho aperto Discord. Per quello mi diceva che era scaduto. No, lui già ci sta. Lui già ci sta nel canale, nel server. Aspetta, fammi vedere un attimo. Mo recupero pure un attimo e fammi vedere l'invito. Ma lo recupero dalla pagina qua. Allora, dove sta? Eccolo qua. Ecco qua. Poi devo modificare. Grande ciò. Ecco qua, l'invito è questo qua. Allora, Discord, dov'è che l'aveva messo? Streamlabs. Forse era qualche impostazione vecchia che avevo messo sicuramente. Allora, vediamo un po'. Un attimo di pazienza per voi che siete in live. Allora, guarda bene. Eccolo qua, Discord, modifica. Ecco qua. Perfetto. Quindi adesso se faccio così. Ecco qua. Perfetto. Questa qua funziona. Eccoci qua, sono rientrato in game, quindi non ho sentito nulla. Spero che non abbiate detto cose cattive. Stiamo lavorando come le bestie qui. Oh, Popak, sta lavorando tanto. Dab, questo è presto oggetti o tuo, trattore? Questo qua che stai utilizzando tu è mio. Questo qua invece che sto utilizzando io,
L'ho preso in prestito perché no. È dell'azienda. Sì, infatti non so se hai notato la targa, eh. No. E leggi la targa, altrimenti come. Cioè, leggendo la targa ti saresti dovuto già rendere conto. Macho King, qua c'è il trattore di Macho King. Oh mio Dio. Scusami se è poco. Mamma mia. Ma sta entrando? Credo di sì, credo. Ma ciò è aperta la partita. Poi quando arriva alla tua richiesta ti faccio Noi ti entrare. accettiamo, diamo la Esattamente. parola d'ordine. Porta un caffettino e ti facciamo entrare. Esatto. Porta pure qualche altra cosa, magari un pasticcino. Ci vuole, no? Bandiere ce lo portano. È arrivata una certa ora, ci vuole anche qualcosa di leggermente solido. Possibilmente bello saziabile. Possibilmente qualcosa di solido. Un bel panino con la doppia hamburger. Esatto, oppure panino, pane con il pomodoro e un filo d'olio sopra. Ah, la panzanella. Esatto, la Quella panzanella, sì. sì. Tu pure la chiami la panzanella? Basta che prendi pure un pomodoro, lo strofini Sì. Un sulla fettina di po' di pane. sale, un po' d'olio d'oliva, a posto. Brava! Le merende che si facevano una volta. Si facevano. Se ne andavano in dere pagnottine, tappo. A voglia, soprattutto quando il pane è fresco. Bello croccante fuori da crosta. No, io sto bene perché la mia signora mi ha fatto le castagnole. Oh, quindi hai fatto una bella carica Me ne sono pappatoria. mangiate due e sto scoppiando. Come le Non ne ho mai sentito castagnole. l'una. Come le famose Sono castagnole, i fuochi un po' d'artificio. rotonde. Ah, Ah. le famosissime castagnole, i fuochi d'artificio. Sì. Contratto sfinito. Oh, cappa. Ok, raccogli. Ma allora mo devo fare. Altro da fare? E allora mo ti metto un attimo la promotion qua. La Allora. semina, campo 18. Andiamo a fare la semina. Ok, allora, dove sta? Gestisci i contratti. Ok. Vedi se la seminatrice che ho in farm può esserti utile. Eventualmente poi. Vado a vedere subito. Poi eventualmente al limite. Tu che stai facendo a quel campo? Sto arieggiando il campo qua. Ok, Macio. Vai tranquillo, vai. Intanto quando mi arriva la notifica, io. Ah, tu stai qua davanti, stai. Sì, sto di Sei qui fronte a davanti Cacciasso. ai miei occhi. Si vedono proprio i famosi fiocchi di neve. Io non ho Infatti. visto per niente quest'anno. E vabbè, dice qua sulla mappa qua. Che poi durante una live, anzi una non so se lo conosci, a Robimel81. Lui la domenica mattina fa Però non l'ho visto. uscire le news sulle mod, queste cose qua. E lì quando all'inizio stavano parlando di farming, pure Jason Farm, praticamente lui disse proprio testuali parole: quando nevicherà, vedrete proprio i fiocchi di neve come vengono illustrati. Ed effettivamente sta facendo una neve esagerata qua, eh. Vedo certi fiocchi enormi. E stiamo a febbraio. Ma c'era a gennaio quando ha nevicato. Infatti, però dovrebbero farsi, come ho detto prima, gli sviluppatori, che la neve possa essere rimossa dai campi,
anche con quei sistemi che ti spruzzano la neve sul lato della strada, cioè prima di arare il campo, tipo liberarla dalla neve e poi dopo andarla a lavorare. Vabbè, però chiediamo tanto, però già è tanto che di defucio abbiamo anche la season qua quest'anno. Ma ci ha detto si mangia le Pringles. Che patacca. Allora, fammi vedere che devi seminare forcotone. Mi sa di no, questa non è buona. Ah sì, quella ci vuole la piantatrice. Ok, se codone allora ci vuole. Ci vuole una piantatrice. Aspetta, ma faccio così, la noleggio la piantatrice. Senza che prendiamo. Allora, vediamo un po'. Vado con sempre il trattore di macio, no? Sì, sì, prendi sempre quel trattore là. Allora, prendiamo questa qua da 6 metri. Che campo è? Ti ricordi? Campo 18. 18, vediamo. A fianco a quello tuo. Ah, ok, allora mo ti prendo pure un paio di sacchi di semi. Uno dovresti già trovarlo, eccolo qua, il super macio. Uno dovresti già trovarlo al... Perché mi esci il limite di slot oggetto modificato? È perché è entrato macio in partita e quindi gli slot sono aumentati, credo sia questo. Allora. Boh, ah. Deve soltanto entrare nella farm. Dai macio, su su. Che ha fatto? È uscito. Ah, ecco qua, adesso sta entrando. Perfetto. Oh, eccolo qua. Io non sentire nessuno. E a breve forse lo sentiremo. Cosa succede qua, mo? Armati, fare scherzi. Ragazzi, arrivo subito. Un minuto e arrivo. Anzi, 30 secondi. Macio! Io Dab non lo sento. Macio! Macio, eccomi qua, mi allontano un attimino. Puoi venire anche sul campo dove sto io qua. Mi sentite, no? Sì, sì, forte e chiaro. Io sì. Ok, ok. Oh, cappa, mi arrivo fra 30 secondi, ragazzuoli. Fertilizzanti non ce lo mettiamo, tanto non serve. Bum, 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 bum. Allora, 18, 18, 18, 18. Che state a fare, giovani? Medica. Devi venire al campo 19 e a finire di fare la coltivazione, la reazione e gli usazioni. Ti sei macio? Ma è sceso dal trattore da... Sì, è sceso. È sceso. Eccolo, vieni. È qui che ci controllo, amici. E vai di semina di cotonno. Lei che semina il tonno. Il tonno, sì, tonno. Tu lo vuoi un po' di tonno? Yes, tonno lio male. Tonno lio? Tutto lio male. Ah, lio male. Male alla pancia? Malos. No, non mi ha accettato. Vai ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti da Dabs Logistica 1. Ciao a tutti ragazzi, vai che adesso gli facciamo diventare milionario. The Millionaire.
fa il tacchino, Marco? È il vero tacchino, quello che hai fatto te, sì. Il mio, è un po' andato male, allora per far così. C'ha la voce rauca. È malato. È malato di cervello il mio, allora fa così. Si è scordato come canta veramente. Per favore, mi passi The Pringles, per favore? Grazie. Se vuoi me ne sgranocchio, così sentite che sgranocchio. No, io poi ti sgranocchio i denti. Non fare il patato. Sono buone le Pringles. Poi quelle, quelle al ketchup ho preso, che sono fenomenali. Mezza birra e abbiamo fatto la giornata. No, io non bevo. Io mi bevo il tè verde. Solo acqua ramata ti bevi tu? Acqua ramata e tè verde. Acqua ramata la conosci, sì? No. Quella che dai alla vigna. Ah, il ok, sì. Ramata, quella sì, guarda. Quella blu, no. Brecco, 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 eccoci qua, sono rientrato, scusate. Eccolo qui, adesso faccio un po' il cameraman della situation qua. Vi faccio vedere un po'. Abbiamo fatto paura agli spettatori, adesso si sono moltiplicati. Grazie. Eccolo qua. Non si vede niente. Oh. Ocio. E qui fiocca. Qui si sta attaccando. Ah. Vai. Guarda. Caschetta, dove vai, guarda che con il mash. Qua con il Masho King tu vai ovunque. Sì. Non lo sai, Masho. Lavoriamo qua. Lui sta guidando il tuo trattore. Il trattore con la tua targa. Ah sì? Sì. Dov'è scritto? Non c'è scritto, non c'è scritto, abbiamo cancellato. Era il tuo trattore, no, adesso okay. È mio. Non c'era stato capito. È mio questo è mio. L'ho ereditato da uno che si chiamava Macho King. Esatto. Sì. Te, no? Lo conosci? C'è un patacca. No, io c'ho il case Slaughter. Ah, la casa. La casa rossa. La casa di carta. O è di cartone? Se è di cartone so cavoli, qua fiocca, effettivamente tutto, non solo, ma tu freddo prende, rischia addirittura che si sfascia. Tu prendi la freddone, la freddone. Voilà. Oggi allora cos'è questa? La mappa con la nuova o quella dell'altra volta? È la Zappaland? Sì, è la Zappaland, sembra Zappaland. L'altra okay, invece... Volta, okay. Esatto, perché l'altra invece c'ha la farm dall'altra parte, ma c'aveva molti ma molti più soldini. C'avrò più o meno 100 volte il capitale che ho adesso qua. Ok, però... Però sei andato alla panna a farla alla fine. Tu non la conta giusta a me, Tu maliolo, tu tanto maliolo. Domani mattina cosa porti? Sì. Ok. Che fine se... ti viene Cayman, Ah, grande. Almeno aveva detto così. Se pure non viene passa a fare un saludino, se non basta non fa niente. Dovrebbe venire, aveva detto così almeno. Se vuoi la... Vuoi continuare te qui o io devo fare qualcos'altro? Dimmi te. Fai una cosa, continua tu, perché anche perché qua i contratti al momento non ce ne sono più. Almeno faccio vedere. Ok, perché non ci avevo guardato. Che ho visto io adesso, gli ultimi due contratti sono questi qua. Non si può nemmeno seminare nulla, perché quello che si può seminare, che cos'era? Il cotone, sì, solo il cotone. Quello che sta facendo i pitti, quindi... Pitti, ok. Già, yeah, pitti VR. Papa India, Tango Tango Yankee, Victor Romeo,
Number 4, ma number 6, number 9, number 4, number 1, number 5. L'ho detto nel gergo radio, ho fatto lo spelling secondo l'alfabeto internazionale fonetico, in alfabeto internazionale fonetico. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, eccetera, eccetera. E questo il cane che sta baiando? Sì, ma non ti preoccupare, io c'ho pure io il cagnolone qua che ogni tanto... Cacchiaro. No, ma non è il mio, è quello del vicino, cacchio. Ah no, non ti preoccupare, oh, tranquillo. I corvi che crescono in mezzo ai campi, l'hai mai visti, Mace, tu? Che lavoro. Com'è? I corvi che crescono in mezzo ai campi. Ah, sì. In questo momento ne ho visti sbucare giusto giusto 4. E questo come le patate, no? È solo che le patate non crescono sotto. Ma queste qui all'improvviso li vedi che sbucano dal nulla. È perché sono cresciuti sottoterra anche loro, no? Hanno fatto le uova prima. Effettivamente. Come le tartarughe. Sono discesi dalle tartarughe. Pace, ma non è che quel cane vuole le tue Pringles? Giustamente. Seminiamo le Pringles, dai, che prima andiamo tutte le Pringles. Quello sente la puzza dei Pringles. E ne vuole un po'. No, ma... Cioè, no, perché ci sono un po' di cani qui, i miei vicini, sicuramente li ha messi fuori lì e poi uno contro l'altro. Ah. Cacchio, ma... Ah, ma so adesso, prima niente, infatti io non mi lascio niente, adesso tutti adesso. Sono cani piccolini, si sente dalla voce. Sì, sono piccoli. Quella... piccolini, infatti fanno un gran bagliadiccio. Quelli. Un po' di tacchino, secondo me sono un po' due. Quelli. I più terribili sono proprio. I più terribili, quelli là un po' più vivaci sono proprio quelli di taglia piccola. Abbaiano continuamente. Sì, abbaiano, sì. Il verso del tacchino. Ah, a proposito del tacchino, poi Macia, non so se tu c'eri stamattina, è passato a trovarmi anche Coviros a fine live, insomma durante la parte finale della live. E all'inizio non riuscivo a ricordarmi il nome del canale, no? Allora mi è venuta da fare il tuo sketch del tacchino del Coviros. Detto così sicuramente si ricorderanno tutti quanti. Perché praticamente ha accesso a entrato in chat con un altro nick e non quello là del canale, quindi probabilmente era quello suo, diciamo, personale, Coviros, esatto. Infatti detto, ma come si chiama l'altra cosa? Così mi sono andato a cercare alla fine. Mi sono andato a cercare un po' il canale e poi ho messo il link direttamente, almeno così, insomma, ho evitato di fare la figuraccia a 100%. Grande comico. Infatti pure Chiara mi ha fatto una bella sorpresa, pure lei stamattina. Ha fatto un bel ride. Infatti io ah, figurati, talmente che sono smemorati. Ho dato da Chiara, mi davo una mano su Discord. E infatti ho visto che pure lei stava in live su Farming stamattina. Sì. Ho visto che ha iniziato ad andare da sola stamattina. Poi ho visto giusto 20 secondi perché... poi dovevo entrare in live e quindi... No, stava Luciano insieme a lei. Ah, no, è perché non l'ho visto, ho detto perché proprio perché mi sono fermato giusto 10 secondi, ho visto lei che continuava da sola a fare il tutto. Con il Ciano. Ah, dopo è entrato Luciano e io sono entrato su Discord a dargli due dritte un po'. Hai fatto il navigatore, insomma. Andiamo un po' da Macho King. Andiamo un po' da lui. Ci vuole un pochettino, dai. Ah, non ti preoccupare. Ah, ma questo è così,
che poi io non uso più l'areggiatore ma aro direttamente, anche perché ho sentito, non so se da te o da qualche altro amico streamer, che l'areggiatura permette praticamente di non far crescere l'erba o l'erbaci, è più profonda e quindi poi mi trovo un aratro da 9 metri e utilizzo sempre quello. Ah, stai a ralla, quindi i semi. Semi di sogliola. Dobbiamo andare di qua, sogliola. La posso attraversare il campo? Sì, sì, va, va. Ma non senti freddo, ma c'è con quella felpa. Noi non sentiamo freddo, lavoriamo. Vabbè, che c'è accesa la stufa a palla dentro al mezzo. A che sì, dentro io sto caldo. 35-40 gradi. Ho visto, ho ripreso in contemporanea anche lo scavalcamento o scavallamento di pitti sulla siepe là, o sulle macchine, che se ho visto che si è inclinato il mezzo, ho detto oh, la potenza del questo ce l'ha, però Ho visto che si è alzato su due ruote. La precedenza. La precedenza sempre a destra. Quindi devi fermare tu. Facciamo una ripresa cinematografica. Con Pitti sullo sfondo. Dimmi. Comunque Daffi, c'è una cosa. Dimmi. Guardati un attimo il mio inizio live di oggi pomeriggio, ma ti bastano 2-3 minuti, vedi il salto del bagarotto. Oh, qualcuno ha fatto la clip? Han fatto le clip, sì, c'è anche le clip. Ah, forse ottimo. L'hanno mandato anche nel gruppo. Ah, e dopo lo devo dire, a parte che se non ci fosse stata la clip l'avrei creata io sicuramente, che l'ho fatto pure sulla live di Cayman. Soprannominato da Luciano, il salto del bagarotto. Lì te lo vedi, un'altra volta. Ecco allora il perché dei ieri di Lady Bagarozza. No, no, non c'entra, no, lì, ma no, ma non so se hai visto il video. Gli commento la live in diretta, no? Ah, la tua canzone, il tuo inno Lady, le dichiara. E allora in quell'attimo il mio cervello così mi ha detto così in esplosivo, Lady Bagarotto. Ma non era riferito a Chiara, era così, ma Chiara, no, beh. Prima. Che poi pure lei dire che, come ha detto, Briccia, e io ho fatto Briccia, ma chi è Briccia? Ma come, chi è Briccia? Dai, era così, era cavolato. No, vabbè, scherzavo, però ieri sera, poi dopo, durante la live di Coviros, anche Chiara l'ha cantata Lady Bagarozza. Sì, ma poi dopo, sì, se l'hai presa proprio nel senso presa, che ha scritto anche il titolo nella chat, Lady Bagarotto va in cerca di qualcosa. Eppure, sai, non mi sarei aspettato tutta questa, come dire, questo apprezzamento di questi piccoli jingle che ho fatti. Io li ho creati così all'inizio, sai, per spasso, pure perché all'inizio li avevo progettati come sound alert del canale mio, però poi ho detto sarebbe bello poterli far condividere anche sugli altri canali, e quindi l'ho iniziato a dare a Zappa, vabbè, a parte che a Zappa gliel'avevo promesso, e poi a Chiara, insomma, che avevo creato per lei proprio questo jingle barra inno, e quindi poi mi fa piacere che stanno apprezzando, insomma, almeno. Belli, bene, Dardo, come fai a non metterli? Secondo me quello là,
Quello là più famoso resterà Oh Yes Oh Yes, che quindi Mister Oh Yes Oh Yes, quando Zappa diventerà un famosissimo streamer e dovranno presentarlo, basterà che diranno Mister Oh Yes Oh Yes e tutti quanti diranno Ah, è lui! Oh, ma alla fine perché poi, anche se uno non parla l'italiano, no? E quello yes, è venuto talmente in maniera spontanea, non volute, che è venuto proprio genuino. È venuto bene, è venuto E bene. infatti, Ci stava proprio. all'inizio l'ho detto, nella prima volta che l'ho inciso, l'avevo fatto per fare la chiusura così, per non troncarla lunga. Poi dissi, vediamo, vorrei toglierla, però vediamo se suona bene. Ho ascoltato 4-5 volte il jingle, ho visto che quello Yes Yes era molto, anche abbastanza ironico e faceva sorridere, ho detto sai che c'è di nuovo, mo lo lascio, vediamo come va. Poi alla fine ho visto che ha iniziato a far sorridere anche gli altri, allora ho detto la Ormai mission. tutto yes, yes, aspettiamo. Esatto, ma pure Zappa, lui anticipa sempre. Sì. Maurizio Max, lui c'è, lui dice subito, oh yes, oh yes. Mentre c'è lì, lui fa subito prima, oh yes, oh yes. Sì, è proprio spontaneo. Mo resta soltanto a Macio, a Cayman resta, Coviros No, ma e... a me, tanto te lo dico già, se lo fai. Mettilo pure nel canale di La Zappa, così, tanto io te l'ho detto, io la fidanzia non la faccio. Vabbè, tanto io comunque anche Caffè Ma come non Patacca. la fai? Se hai detto che ci devi fare una sorpresa. A Caffè Patacca, Non infatti. è giusto. Quella la sorpresa. Vi dico solo che non è quella la sorpresa. Ecco sta. Cosa che Sono le fa? Pringles. E devi rovinare sempre tutto. No, Devi fare però la la sorpresa, sorpresa comunque. l'affilazione. No, è un'altra, non è la filazione. Questa affiliazione quando è che possiamo fare la prima come si chiama? Sì, Sub. il Il sundown. sub is shout out. Il show. Ah, i sundowner ce li facciamo nei canali di Dub, di La Zappa Che mettiamo e le degli bombe a altri. go go. Lì ci divertiamo di più nei canali degli altri. Vabbè che tu adesso No, sei pure YouTube sei è ancora più voglioso. anche su console, quindi effettivamente è un po' più diciamo difficilotto se fare un settaggio per console. Poi non conosco se si può fare su console, però diciamo che su PC in teoria dovrebbe essere più semplice. Voilà. Dab, vado a riempire i semi. Ok, vai Tu tranquillo, vai in farm? Ora il ti trattore scarico, infatti. che devo fa? Eh sì, questo qua lo puoi No! fare una cosa, puoi pure scaricare in farm. Ma era quello di Macio. No, va. Ferma. Cosa? Niente, Macio. Hai accettato il contratto perché ho visto che mi è scomparso il trattore da sotto i piedi. Ma io pensavo che era il mio, per cui io me ne stavo già andando qua. Ma vacca, cavolo. Poi ho visto dove No, ma stavi a io piedi, ho non. detto, ma il trattore di Maggio dove sta? Ah, sta. Ah, è Non vero. ho detto niente perché tanto io avevo finito. Sì, mi era uscito finito, Non ho ma io detto, pensavo che ho era il dato mio. pizza, hanno accettato prima di scomparso il trattore. È caduto come se fosse praticamente sceso Dalla dalla terra, terra, esatto. dal cielo. Vai, hai Sorry, visto lui con la Macio. felpa della case? E che case sono queste? Oh, belle queste case. Comunque il case fa Allora, degli ottimi prodotti. Dabba, andiamo a vedere quell'altro che lavora, va là. Facciamo Andiamo, vai, accompagnami tu. uno scatto fulmineo, vai. Questo è il tacchino. Il satto, vedi come Macio è bravo a fare la mossa dell'orsacchiotten. Guarda come è Salto della bravo. quaglia. Dai, giovane, lavora! Ma
la stavo già taggando. Seminare tutto. Ce l'hai, ce l'hai una forca, Dab? Sì. Ma puoi anche... Prendi un sacco di semi là al magazzino, me lo porti, che sto al 30%. Ok. Ma arrivo. Hai finito il campo, che pure che bisogna no, ancora no. Qua è il campo, sto 82 ancora. Ah, però. Ma allora cos'è? L'hai seminato a caso? No, sto seminando. Qua era perché me ne stavo andando. Però mi è rimasto un altro pezzettino di qua a fianco. Arriva subito. Il tempo di... Fine a vedere. Ah, è vero, sì, sì. Serve ancora, sì. Ho preso... Perché là me n'era andato, capito? Avevo chiuso già tutto. Oh, ma poi la... Ho messo a piedi, ho detto, ma scusa, perché mi hai sempre trappolato? Oh, effettivamente la piantatrice l'ho presa piccolina per risparmiare un pochettino sui costi di noleggio, però effettivamente ti ha fatto spandacare. Mo vado a prendere il sacchetto. La Super Macho Land. La nuova mappa, la prossima mappa sarà la Super Macho Land. Io gli giro attorno a Pitti. Io per poco non prendevo la macchina qua. Ci sono arrivati vicino e me la sono scansata, non so come. Vuoi vedere? Sei all'87. Mamma mia, sto 15% di semi. Arriva, sta arrivando. Arrivo. Wella for Daniele carissimo, buon pomeriggio. Oh, ecco anche Daniele. Oh, buonasera, come si dice in questi casi? Daniele carissimo, allora bonsoir. Facciamo finta di essere internazionali, diciamo Daniele bonsoir. Beh, oui, je suis fait. Et oui, il est venu. Il est venu nous faire de la compagnie. Et il veut un peu de pisse avec les bibaroules. La pouparoule. Les pelotes. Les pouparoules. Pisse avec les bibaroules. Mais oui, hein. Oui. Allez, ma chérie, allez. Oh, ecco, ci ha risposto anche in francese il nostro Fort Daniele, che gli facciamo. Gli diamo la nostra accoglienza. Alla vecchia maniera. Arrivo subito, guaglioni. Sto preparando le forche qua. 4%, quasi finito. 3%. Arrivo. 2%. 2%. Ha finito sulla carica. Puoi lavorare come non hai fatto mai. Inizia ad aprire il serbatoio qua, che mo arriva lo zio con il sacchetto qua. Se riesco a caricarlo. Con il sacchetto. Casacchetto. Lavora che io mi mangio le Pringles. Casacchetto e gement. No. Io mi vado giù e mi vado a prendere un po' di pizza che è avanzata ieri. E io vado. E io pago! E chi è che paga? Chi è? Aspetto qui, è andando riempito. Ok. Bravo Daniele, paga! Per caso sentite sgranocchiare troppo forte o no? No, non ti preoccupare, vai tranquillo, tanto abbiamo, almeno io ho tamponato, quindi fame non mi fa niente. Mangiate due, vai. No, ma solo due. Quello se ne mangi due poi fa il tira 4. Oh no, Daniele, che dici? Macio sta mangiando. Macio sta mangiando le Pringles. Guarda come vola, Dark. Oppla. Sta mangiando le Pringles e praticamente ha detto se gli dà fastidio il suono, ha detto no, non ti preoccupare che uno tira l'altro.
Questa non si può alzare più di tanto? Eh sì, godi solo la metà, Daniele. Non ti leggo le dita, godi solo la metà. Prova a vedere. Ah, K. Ci sta ancora un altro sacchetto. Erano i ponti. Esatto. Non ti leggo le dita, godi solo la metà, erano i ponti, no? Le prime. Esattamente. I ponti. Pitti, ce la fai o vado a prendere pure l'altro sacchetto? No, ci basta, il 52%. Ah, ok. Allora nel frattempo vado a recuperare, lo vado a portare in farm quell'altro quell'altro pallet. Aspetta, facciamo così. Mi fermo prima a far vedere l'ultima parte del lavoro di Daniele qua, altrimenti la Lives non vede il Pitti che sta faticando con me. Nucciucciarelle fatica. Guardate come lavora bene con il macio. Oh, stasera stavi lavorando, stavi usando il trattore di Eliza. È diventato il mio trattore preferito, infatti stamattina ho lavorato con quello lì. Il grande l'ho lasciato perché quando ci sono lavori tipo la radura, queste cose qua, allora lo utilizzo. Quando invece sono lavoretti un po' più leggeri, li faccio con questi altri qua. Chi ci fa chi convisce a me divisa che cosa fa, perché tu sei ferro boss. Io oramai sono abituato a fare il salto dell'orsacchiotte, basta prendere una bella rincorsa, prendi una bella rincorsa e poi oh. Dobbiamo andare a dormire. Eh sì, perché qua ormai c'è quasi niente da fare. Abbiamo sonno, abbiamo. Riescono fuori altre mission impossible. Vedete ragazzi? Siamo come quelli del comune, uno lavora e due guardano. Esatto. Però c'è il capocantiere, mo chi è? Macio penso, no? No, è Dab, siamo da Dab. Io sono l'operaio specializzato qua. Scrive. Ma è il direttore. Scrive Daniele, ballano sui. Cosa dobbiamo fare? Dice Daniele, ballano sui campi. Una volta c'era il film che si chiamava Balla coi lupi, invece noi qua facciamo Balla sui campi. Campi, sì. Anzi, noi stiamo saltellando. Bel film, veramente bello. Campo 18 finito? 18. Ok, fa una cosa. Dai, che ti riporto. Tornaci in farmes. Tanto il trattore è nostro, no, Dab? Sì. Il trattore sì, è nostro, soltanto la piantatrice l'ho noleggiata. Ah, ok, io allora vado su di corsa in farmia, vi aspetto su. Oh K! Intanto vi faccio un bagnetto nel fiume. Wow! Ho sentito splash, ho sentito. Ho fatto un bagnetto veloce. Con questo freddo qua. Ma non è che l'acqua del fiume qua si è congelata? Porta nel nostro campetto qui sotto serve la calce Vivaxon. Sì. Te la potremmo buttare o gliela vuoi buttare più avanti? Vediamo prima cosa si può piantare, perché mo penso che bisogna aspettare almeno a
Marzo per piantare avena e eventualmente mais, avena e semi di soia. Comunque ricordiamoci, prima di seminare bisogna buttare il cacciaviva. Sì, no, vabbè, ma quello piccolo sotto, sto dicendo. Te che campi hai? io ho soltanto quello sotto e il 4. E quei due sopra? Ah Il 4. no, sopra c'è tutta la farma. Sì, il 4, vedi, Infatti sto andando ve a vedere. Ho Ah, K. il 4, Sì. ok. E là mi pare che si Bello. doveva solarare, credo. Mi piace, Macio con l'acqua fredda fa brutti effetti. Effettivamente, ti fa diventare un polaretto, un ghiacciolo, eh? bella. Che l'ha fatta zappalando questa Sì, mappa, Zappa? questa è Zappaland, infatti sì, è la mappa che ha fatto lui. Bello. Ah, ma tu non l'hai vista l'altra volta? No, lo sto vedendo adesso. Guarda, ha fatto veramente un lavoro degno di un Capolavoro. ingegnere, Direi un caplavora. degno di un super mega presidente. Esatto. La lira. Ma che c'hai? Coso con i semi tu? Sì, sto portando un sacco con i semi qua. Qua non ci scende però. Mi serve. Questo che è qua? Che è questo? Una casetta tanto per, cos'è? Sì, ha messo i ripari per i mezzi. No, è una casetta piccola con un palo. Ah, Tanto allora per. forse sono quelli, come si chiamano, i posizionabili là, quelle cose che hanno solo un fatto estetico. Porta, l'acqua è quasi vuota la serra. Dobbiamo mettere Ah, l'acqua, Vinci. OK. Vinti, dove c'è il contrattore? E donna scarica. Come si aspetta? Ci sono anche altri tre No, ora trattori. vado io, prendo il trattore. Che ce ne stanno altri Adesso due qua è per i sotto. semi, Dab. Puoi metterlo pure nel silos. Questo è multifruit, sto silos. Ora che ci Ah, pensi. questo qua? Sì. Fai una cosa, scaricali a terra eventualmente, se non te la fa Esatto. scaricare. E poi me li sistemo io nel silos. Ah, vabbè, è avanzato giusto giusto un pallet. Allora, questo qui No, vedi che volendo l'ho lo noleggiata questa seminatrice. spingere io questo, volendo, Ah no, allora non è Aspetta, multifrutto. Allora non è multifrutto me lo questo. prende? No, non è multifrutto. Ok, allora mo l'appoggio da qualche altra parte. Lo appoggio vicino al capannone qua. Questa la rimetto dove stava. Sì, questa vedi che la seminatrice la posso Per me non ridare è permesso. No, indietro? non me lo fa fare a me. Fai tu, a me non me lo fa fare. Ok. Quella devo sganciarlo, vedi tu. Ah, faccio lo Ah, stesso. Ecco. l'erba qua la tieni per gli animali che vanno ad erba, giusto? Sì, infatti dovrei fare. Ah, no, in realtà Potrei l'erba tagliare l'erba volendo, è pronta questa cosa. un po' di il fieno ci sta, un po' di insilato. Ah, sì, vedete stesso. Allora, vediamo un attimo i mezzi a Vedi, siamo stati noleggio. a spasso per niente, quello era tutto da fare lì. Dab dab. E sai che io sono una bestia nell'organizzare. E sei super mega organizzatore. Dove l'hai la C'è briga, Dab? il campo enorme lì, ha voglia di tagliare l'erba a bocca Vedi, pienare, rapinare, dici. sta qua la lama, vedi? Sta a fianco al Qua sta il capanno campo. Il palo. là. Vedi che dovresti staccare il peso che c'hai davanti al musetto là. Ah, la metti solo avanti tu questa? Sì.
Vabbè, lo puoi mettere. Se tu riesci a tagliarla dall'altro lato, fai, vai tranquillo. Io detto così perché solitamente lo attacco davanti, però sì. Che può. Io vado nel fiume. infatti è quello che ho fatto pure la trotta per caricare la cisterna. Non mi sa che da dietro non me la può caricare. Sì. Okay. Qual è il campo marzo? Quello qua sopra, no? Sì, quelli là classici che trovi sopra qua, quello enorme. Sì, quello sopra, vai allora. Sulla serra, giri a sinistra e giù in fondo. Segui la staccionata e arrivi nel campo d'erba. Maso, tu cosa consigli di fare? Granchinare questa però. Insilato, no? Allora facciamo fieno, che vogliamo. Aspetta, un po' di erba vorrei, forse. Siccome ci stanno. C'è la stalletta delle pecore, potrei fare. Non ce la faccio salire. Allora io prendo il. Facciamo qualche balla pure per le pecorozze qua, che penso che mo inizierò pure a mettere man mano. Ah, lì dub scegli te. Noi ti tagliamo l'erba, dopo scegli te che non fare. Ma adesso ci sei tu. E scegli anche tu, no? È vero che no, io. Noi siamo qui per lavorare, no, più che altro no, io ti ho fatto solo presente che c'era l'erba, lì scegli. No, ma è fatto bene, no, figura. Anche per lasciare voi liberi. Mancherebbe, no? Scegli te cosa vuoi fare. E all'inizio possiamo fare così. Mi farò una parte di erba e un'altra parte mi farò un altro po' di fieno, perché insilato. Il fieno vabbè che ce ne sta in abbondanza, magari. Poi vediamo un pochettino. Io adesso intanto vengo su, metto l'acqua nella serra. Comunque io più ci gioco su questa mappa e più la sto apprezzando, eh. Ah, è bello, sì. È fatto veramente un capolavoro. Poi ci prendi la mano, sì, con tutte le stalle, vi dicendo. Bravo, poi sono anche posizionati in modo tale che non crea problemi. È comodo. Ha fatto un posizionamento tattico di altissimo livello. Voilà, via, sto scaricando l'acqua nella serra. Per 7000 litri. Allora qua, arrivato a sto punto, mi conviene, sì, andare a prendere direttamente l'imballatrice, che mi faccio una decina di balle di terba. Ok, allora io con l'acqua ho fatto, devo venire. Cosa faccio? Sì, poi vado a prendere un attimino. Vado un attimo a recuperare l'imballatrice per fare le balle d'erba. Allora, dov'è Pitti? Pitti sta dall'altra parte. È in un altro campo? Ho dovuto guardarla sulla mappa che è sparita. Dov'è che è? Ma dove cacchio è? È letteralmente sparito. È pronto il raccolto, sì. Meno male. Stai facendo una paralisa. Io ho preso e sono andato. Sto su, io mai su. Sta cancelletto là. Raga, date un'occhiata pure se si devono rabboccare i mezzi il carburante, perché mi pare che il macio la consuma parecchio, ok, allora ce la fai. Ma macio dove sta? Il macio dovrebbe essere all'altra fila, non so dove. Ma macio dovrebbe. È caduto? Macio. Questo campo enorme è il tuo, quello sopra? Sì, credo di sì. Credi? A me mi sta a tagliare tutto qua. Ci hanno messo la recinzione, altrimenti tagliava pure quello della bici. Vedere? No, io non avevo visto che quello era il tuo, quello enorme. E non mi dici.
Ecco, davvero, ecco, ecco, sto campo, cioè, sto bagarospo enorme è tuo? Sì. Ma qui ci vogliono due falciatrici, se no Pitti ci mette 70 anni. Oh, Pilla, puoi prenderla. Sono due? No, poi ma Pilla... serve una falciatrice a meno 20 metri. No, ma infatti quella là che prenderò, prossimamente prenderò quella della Kun. O mi devo fare debiti qua? Ma, primo prestito? Una falciatrice di Pitti, 3 metri? Sì. Allora, prendine un'altra almeno, cioè mi ci metto anch'io. Dobbiamo aspettare, stiamo qui a aspettare tutta la live, lui che taglia l'erba. Ok, sali, allora. Sali su, sali su. Sali su intanto, mai su. Tu l'ho tagliata io, eh. Adesso tagliamo mano a mano. Capito, ma hai fatto una striscia, cos'è Ranghino che no, hai fatto sopra, una striscia? Sopra, sopra. Sopra sta tagliata un po' di più. Spero che è tutta vicina ai panni. Ma... adesso vengo su, ma a voglia qui. E fai una cosa, io mo piglio l'altra falciatrice, l'ho comprata. Ma sono vedete, ma questo è enorme, uno da solo con 3 metri, quanto ci metti 30 anni a tagliare l'erba? Ma cioè, aspetta, mo ti porto. Ho pagato bene. Sono andato a prendere la lama dal venditore e te la porto qui. Sì, gli do la mano, se no cioè, okay. Ci mette 30 anni, dai, come fai? Vabbè, ma pure se non si fa tutto il campo, non fa niente, tanto poi non è un problema. Tanto il grosso l'abbiamo già raccolto anche nelle live precedenti. Il Machu King ha fatto un lavoro da bestia. Live precedenti.com. Wunderbar. www.machoking.it. Diffidate delle imitazioni, Macho King, e anche tu potrai dire au, me sento un re. Macho King, vai sul ring. Ah, però io non avevo visto che sto campo qui è tuo. Cacchio, allora voglia. Noi siamo stati a spascio qui, addirittura ti avevo tagliato tutto, anche le cole, le recinzioni ti avevo tagliato. Però più avanti ovviamente acquisterò la falciatrice, quella grossa della Kun, come si chiama? Sì, proprio la macchina. Sì, perché questo è all'inizio, allora sto cercando di andare molto in economia, poi dopo vedremo. E chiedi il 110% dell'eco bonus. Ah. Ah, però te da qui, te un campo così lo devi sfruttare, te devi fare erba manetta con un campo del genere. No, infatti effettivamente fra insilate cose varie, te qui con un campo così d'erba devi buttare, sì, pecore, bagarospi, paganelli. Ma le pecore qua ce le puoi mettere direttamente dentro. I tacchini pure vanno bene. Le mucche, te devi fare mucche e pecore con l'erba così. Daniele lo senti, ha detto che pure le pecore, perché poi facciamo la lana. E però effettivamente, mo, scherzi a parte, effettivamente poi con la fabbrica per creare i tessuti potrebbe uomo. Giusto, effettivamente. Ma tu che stai a fare qua fermo? Dai un po', dai gas. Ma cosa dai? Che non hai tagliato niente, sto aspettando Dab che porta la faccia. Ho fatto tutto il giro già. Ho fatto hai un fatto giro, tre sono minuti. Sono andato da solo, cos'è Ranghino io. E 12 secondi. 12 secondi. Facciamo un altro giro. Altro giro, altra corsa. Sta arrivando tempo, da. Arrivo. Togli il tempo, vai avanti e vedrai. Tieni il tempo. Togli il tempo. C'è PT, non finisce mai. Togli il tempo. Forza, questa è la clip, Dab. Sì, ci vuole. Non finisce mai, è da clip. Ecco, è arrivato Dab. Ja, wunderbar. Wunderbar.
appena. Vedem. Whoopa Runner. E al tempo di Whoopa Runner si sono aperti tutti questi cosi qui. The Ranginateur. Le Ranginateur. Quanti metri è quello che c'è, ma? Di che cosa? La ah, penso che sia come la tua. Sì, dovrebbe essere più o meno anche quella da 3 metri. Ma questo però... No, io devo togliere questo. Ragazzi, non mi dite niente, ma io non mi trovo bene con questo ranghinatore. No, ma quello non è bello, Davi. Io forse in te lo venderei. No, quantomeno devi prendere... O un 6 o un 8 metri. Oh, ma non tanto questo, il problema è che fa l'andana, non ti permette di scegliere il lato. Che se lo fa impazzire. Sì, ma poi è troppo piccolo, cioè con quello ha voglia qui a girare. Ciao Willis, buonasera e ben ritrovato, anzi bentornato, ben ritrovato. Facciamo un bello sciottino al medico Willis 77 KK. E ci ha salutato con il suo Pikachu. Arriviamo subito con lo shootout. Eccolo qua, Willis. Ma lui non c'è nessuno. Non so perché, ma quando sento il nome Willis mi viene in mente sempre il personaggio di un telefilm della fine degli anni 70-80 che si chiamava Willis, che era praticamente il fratello di Arnold. Un bambino. Sì, non ma so se te lo dico. Willis. Bravo, esatto. Ho a tenere in mente questo. Che cavolo stai dicendo Willis? Ah, ma io. Ah, era forte, Arnold, è vero. Ah, conferma, Willis ha detto che è ispirato a lui. Grande Willis, allora. Allora lui, Willis, puoi dire che cosa sta dicendo a Mash? È l'unico che può farlo, a parte ovviamente Zappa, che ormai lui è diventato il padrone di casa. Eh sì. Vabbè. Di chi? Tanto a Pitti l'ho sverniciato, non so cos'è che fa lì quel trattore. L'ho sverniciato, taglia come una bestia, lui sta lì, fa zigzag, va. Ha fatto il passo del giaguaro. Vado a manetta questo trattore. Ma quando vai tu? Fammi capire. Io vado a 22. E io pure. Ma io sono una bestia a guidare, te devi imparare ancora, sei giovane. Un parane? Devi imparare. Sei un ragazzo giovane, devi imparare. Abbiamo finito, Macio, è uscita la spunta. Cos'è che dici? Cos'è che hai finito? Yuhu! Scusa Macio, cosa prendevi? Un caffè? Una Briocas. Ti ho restituito quello che mi avevi dato. Che colore lo facciamo? Ciò che avevi tolto. Adesso? Esatto, sì, Willis, ritornando al film di Arnold, era ambientato in un salotto, esatto, sì. Confermo. Jefferson, forse? Oh lady, 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 Chiara. Oh lady, 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 lady,
Error 404. Andiamo bene, andiamo. Il pit da falco a metà, pitti a metà. Grande questo. Pitti non va senza catena, questa è bella. Il pitti va senza catene. Dai, contraria, mi stai dietro. A prova contraria mi stai dietro. Mi legge a malapena il mio numero di targa. Se riesci a leggere. Philip Drummond, esatto. Non sì, l'hai messa. Se una mano. Sì, diciamo che siamo ancora siamo a febbraio e nevica ancora purtroppo qua. Dobbiamo vedere un pochettino quando è che smette di nevicare. Il galletto dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Che poi era il nonnetto che diceva pare Roberto Muro. No, Domenico Modugno mi sa. Ma mi sembra o stai diventando buio? Sì, 17:36. Vogliamo far passare. Sta sempre più buio. Vogliamo far. C'è delle luci qui, Pitti, c'è delle luci. Mo rallenta un po' il tempo. Se l'accendi poi non si vede un pisello. Ma che cavolo dici? Io vedo benissimo. Oh, pianta! Mo rallenta un po' il tempo. Perché l'ho messo. Questo bagarotto qui c'è una pietra filosofale. Si è schiantato contro la pietra filosofale. Poi abbiamo sbagliato. Abbiamo tagliato la chicane. Dai, qui è sbagliato, dai. Guarda l'erba che ti lascia. Dai, licenziamo subito. Ho preso la chicane troppo forte. Guarda, guarda, mi tocca fare tutto a me. Oh. Qui fai i bagarotti e a me sta mettendo tutto forte. Le rifiniture le fai tu allora, Macio? Sì, io sono rifiniture, però lascia mezzo campo da tagliare. Piccolo spazio pubblicità. Ta 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 ta, pubblicità. Qualcuno può digitare il comando punto esclamativo i piani, tutto attaccato, grazie, così facciamo girare anche un po' lo spot dell'amico i piani gaming. Vai PC. Io non ce l'ho qui, sto fuori. Non rientro, va. Che sei fuori di testa lo sapevamo già. Vai, devo andare a accendere la lavatrice. La lavatrice, se non signora la mia labiale tanto, poi mi. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano. Buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie al mitico G-Pen che ha fatto partire la pubblicità del nostro amico I Piani Gaming, azienda agricola I Piani, azienda bio. Mangio bene anch'io. Esattamente. Come ha detto Otap. Comunque ci abbiamo la canzone anche per Gippo, Prossimamente arriverà anche per Gippo. Incorreggibile. Mi sa che per Jeep ce ne saranno più di uno, Maccio si sente bassissimo, quando sono nella chat dei giochi si sente basso. Purtroppo Discord mi si sente bene perché mio fratello mi ha settato per lì. Ah, ma invece quando sono nella chat dei giochi si sente basso.
vecchio, qui dice c'è DAB, è DAB che ci deve sentire. Beh. Oh, stanno lavorando, stanno veramente facendo in 4. In 4 e 4 8. Facendo le forze. Esatto. Le forze di Formula 1. Il team, c'è il team La Zappa, che ultimamente insieme al team Cayman e la Zappa Storta stanno vincendo sempre. Vai. Comunque avevi ragione, Mash. Avevi ragione, perché effettivamente con il ranghinatore, vabbè, che io quello là l'avevo preso perché non sapevo che il campo qua sopra fosse di mia proprietà. Però poi man mano che aumenteranno le entrate prenderò pure una falciatrice decente. Ah, allora fate il bicarbonato di sodio. Ma poi la soprattutto la... dai, quando a volte c'è il suolo. Eh sì, effettivamente. Diciamo che avevo previsto. Devi sempre calcolare per quando sei da solo. Dopo dai, quando ti entrano, ti danno una mano, però. Sì, sì. Dice Luciano, porta un asciugamano a ciascuno di loro. Ah, è perché state sudando. Luciano, ma quelli devi sapere che qua fuori magari ci saranno anche meno 30 gradi. Ma loro hanno messo la stufa a palla nel trattore. E quindi ci sono più 35, più 40 gradi. Infatti. Quando è entrato Macio in live, all'inizio credevo che fosse arrivato con la maglietta, con la t-shirt, mentre invece poi alla fine ho guardato meglio, ho visto che era entrato con la felpa, con il felpone, con il passo felpato. Luciano mi ha fatto l'applauso, raga. Big Luciano. Mi sa che è andato a fare il cambio gomme. Ma dai. Cambio gomme. Ma la chiede la lavatrice. C'è stato un problema alla gomma. Ah, la macchina del capo ha un buco nella gomma. Queste canzoncine questa la conosco anch'io. Che la cantava in becca, mi pare Francesco Salvi. No, erano le canzoncine dello Zecchino d'Oro, mi sa, di qualche anno. Veramente sarebbe la brum del capo amps in una gomma. Quello poi cambiava, sì. All'inizio man mano toglievano le parole e poi alla fine diventava una canzone, diciamo così, cantata con suoni onomatopeici, insomma, era tutto un mugolare. Man mano si eliminavano le parole. Sì, erano tutti con rumori così. Sì. C'è da spostare una macchina. Quella invece era di Francesco Salvi. Esatto, c'è da spostare una macchina. Sto pregando che si blocca Fortnite a mio figlio che va una bomba. E l'ha scritto Luciano. Okay. Ma sarebbe un po' difficile, Luciano, stacca la connessione per un secondo. Esatto. O magari piano piano stacchi, allenti un po' il cavetto del cavo LAN, così da un leggero lag. Ma tanto. Però poi se ne accorge. Dice papà o babbo, dice ma perché staccate il cavo? Dice no, per caso, Lucia dice io per caso ci sono inciampato vicino e si è staccato. Almeno. Per poco mi facevo anche male. Esatto, che poi magari il cavo, quello, c'è la linguetta che si spezza nel router, o magari mette un cavetto difettato, senza linguetta, così. Basta che tiri un pochettino. Non lo prega, lo fa. Probabile che lui gli abbia fatto il tuo scherzo, Luciano. È giusto. Può capitare anche il contrario, effettivamente. Luciano.
E poi come si dice, chi la fa l'aspetti, effettivamente. Il problema è che quello smanetta più di me. Cioè, allora devi non devi farlo dal computer, ma devi farlo dal router. Ma tanto poi ti sgama, Poi mentre tu stai smanettando col cellulare, di punto in bianco si disconnette e lui dice babbo, è caduta la connessione. Abbiamo pagato la bolletta. Dice ma com'è, solo al cellulare funziona? No, quello l'hanno bandito. Il cellulare. Che fai, giro al contrario, Pitti? Pitti alla Pitti Lane. Sotto umano, sempre umano. Vai, torna su. Torna su, vai. Dai, così ti riparto dietro. Sì, hai fatto la chicane, mi hai buttato fuori. No, io non ho buttato niente, sei te che dormi nella paglia. Stavo entrando, tu come sei andato dritto. Hai ma per forza, dovevi capire che faccio con la mossa, no? Devi capire, statam. Guarda, vi stanno vedendo in live, quindi voglio avvisare. Ci sono i giudici di gara. Il bar? Sì, il bar vende il caffè e patacca. Bravo Dab. Il bar conferma allora. Sì, il bar. Gennarino il barista, anzi il barman. Il bar è quello che sta... Sta più giù qua. Vediamo se qui sta più. Sì. Sì, ma tagli alla sbagarozza, dai, mi lasci sempre i pezzi. Il bagarozzo? Sei tu dietro a me? Bagarozzo? Ja, wunderbar. No, non c'è niente da fare, dai, questo lavora alla Kaiserslautern. Ah, ecco. Ma guarda, prende, passa. Cos'è sto triangolo che gli ho lasciato? Non vi preoccupate, tanto i triangoli, quelle forme geometriche sono sempre ben accette qua. Il posso postare una clip del nuovo ballo del 2022 e vai. Sì, fai triangoli, te lo fai adesso un triangolo. Guarda che io ti sveglio. Ok, perché non sei moderatore. Fa una cosa, mandami il link in un messaggio privato, così lo pubblico io. Che sì, mi sono appena ricordato che il bot andare diretti, Pitti, non devi fare i triangoli, dopo perdi più tempo a fare manovre, no? Allora, occhia Luciano, poi quando mi ha mandato il messaggio me lo dici, che così poi io ripubblico il link. Il valletto va de spluva. È una gran specialità. Non so voi ragazzi, ma non so se avete notato che gli spot degli anni 80-90 avevano un jingle che uno se le ricorda anche a distanza di 20-30 anni. Mentre invece i jingle pubblicitari, o meglio, le pubblicità di oggi non ti creano quei jingle, sai, quelle canzoni, quelle frasi che ti rimangono impresse. Forse perché negli anni 80 li vedevamo più spesso? O forse perché non li creano più i jingle pubblicitari, cioè i jingle veri e propri. Allora, eccolo qua, Luciano, ecco qua. Allora, copia link. Salta carrellino.
Ah, questo è quello là del. Stavo vedendo la clip che mi ha mandato Luciano. Salto carrellino, quello lì. Che l'ha fatta la zappa storta nella tua farmacia. Sto fatto il giro della quaglia, così andiamo manetta. Andatelo a vedere se non l'avete visto, che è molto molleggiante. Il carrellino molleggiante. Ah, il salto del bagarotto. Esatto, sì, ragazzi, ci vediamo dopo. Mi chiamano di corvée. Ok, allora buona preparazione, anzi, buona Hai visto carica qua? Molto pappatoria. bel triangolo qua, no? E ci becchiamo, dai, G-Pen. Don Wunderbar. Geppino. Caro Cippo. Qualche assassino dalla zappa. Bonsoir, Gippo. E buon dinè. Che ore sono? Sono le 18 Sei. e un quarto. Beh, fate fin dove potete fare, che poi tra poco pure io faccio A preparation. me. No, vabbè, ancora un pochino qua. Poi quando Macio va via, pure io direi. Andi a fare un pochino Anche da se Pitti è portiere qua. d'accordo, magari. Ma è certissimo. Che poi c'è la live di domani mattina, quindi possiamo anche continuare con calma. Domani mattina siamo Vedere chi frizza a metà, boh, non lo so. belli e caffettati. Allora, cerchiamo di fare ancora, cerchiamo di farle. Ma pure se non ce la fate non fa niente, non vi preoccupate. Non createvi Sì, siamo problemi. le bestie. È calata ancora la luce, ma dopo è diventato buio, eh. È perché prima c'avevo il tempo a 3x, poi dopo mo l'ho ridotto a 1x. Come la Allora, velocità datti delle una memory card. macchiata. Oppo bacco. Ho visto che hai fatto un po' di zigzag. Anche io, Macio, come te, ho la fibra misto gesso qua. Però Sì, non è ma va male, benissimo. non è male, sai, perché rispetto alla classica ADSL ti permette comunque di avere Ma poi un qui, io upload il più dritto, c'è grande. da tagliare l'erba qui, dove vai? È finito, no? Ma che cacchio è No, finito? no. Vieni su, va là! Questo mi ci perde nei bicchieri d'acqua. Di acqua o di alcol? Di succo di. Non lo so, qui come di alcol. Non vedevo più l'erba davanti, ho girato perché Ma vedo che non c'era. lasciami stare, ma lasciami con le luci. Non devo raccomandare. Io qua mo devo Zappa. raddrizzare. Voi là! Oh, faccio sta striscia se la vedessi. Wunderbar. Wunderbar, ja, Wunderbar. Da, pa, pam, 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 pam. Da. Eins, zwei Polizei, drei, vier Brigadier, fünf, sechs, sette, siebener, gutener. Prendiamogli sto pezzo qua, dai, Pitti, così. Intanto gli prendiamo sto triangolo, così lui può ranghinare una bestia. Ah, non vi preoccupate, se pure dovete andare, andate tranquillamente, tanto poi c'è la giornata di domani. Mattinè, che tanto queste. Il grosso è già stato fatto. Le mattinée Le mattinée, oui. andiamo a ballare, abbiamo Ah, detto, balé, lunedì. le matin. Le discoteche. Lunedì sera la Andiamo discoteca. a ballare. A fare il mattinée. Occhio! Vai, vai, vai. Ho visto un trattore che si è leggermente sollevato di lato. Un tamponamento. Dai, che gli finiamo sto pezzo, via, faccio il giro della mela così. Il giro della mela. Questo è bellissimo.
guarda questo, mi viene contro mano. Per sbanare tutto. Tutto da cannonata, così ti svegli. Oh, per rovinare tutto lui va contro mano. Fa il guastafest. No, è per il verso giusto. E allora abbiamo capito. È una guerra a sportellate, va, diciamo così. Tra trinciate. Bravo. È una battaglia sul filo della lama. Si taglia l'erba, ha staccato la panciatrice. Grande, così sei sicuro di fare un taglio netto. Ha preso il panico, ha visto il caporale maggiore a fianco. il caporale macio. Il sergente Zappa. Ma stasera Zappa va in Lives, che tu sappia? Sì. Ah, allora dagli in gas quel bagarosto. Allora stasera andiamo tutti al rapporto dal sergente maggiore la Zappa. Stasera vado a lavorare. No, ma più che altro per quello che non voglio far tardi. Adesso non è che ho fretta di staccare. No, non ti preoccupare, perché voglio far pausa, perché sennò è tutto oggi che gioco. Sì, non vado da Zappa. Ho pure la stessa cosa, io. A lavorare con una bestia. Mi sono anticipato un pochettino qua alla live di oggi pomeriggio, ma soltanto perché sapevo che avevo da fare ancora un paio di cose lunghe, quindi ho detto mo mi anticipo di una mezz'oretta. E così, anzi un quarto d'ora mi sa, 20 minuti. Comunque ho visto che erano più o meno le 3 un quarto, ho detto mo quasi mi anticipo, mi avvio, poi vediamo se qualcuno poi durante la Lives mi viene a trovare, mi faccio la compagnia. Noi siamo la compagnia Macho King, compagnia a tetti. Come si faceva quando c'era la leva. Abbiamo fatto, adesso siamo finiti da sotto, dai che gli tagliamo tutto. Tagliate anche la barba per caso. sì, noi facciamo tutto, barba, capelli. Allora vi metto un jingle, vediamo che sia. Eccolo qua. Questa qua. Grazie. Bello. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese. Bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Trio. Oggi la in piegatura e stiratura. Noi siamo il trio Nestlé. A voi vanno bene 120 lire? Vitto, alloggio, lavatura, in biancatura e stiratura, come diceva Totò. Ok, allora vi do anche una bella scorta del più grande caffè, più buono che c'è, il famosissimo e famigerato caffè Patacca. Ammazza sonno, ragazzi. Effettivamente. Comunque grazie, a parte gli scherzi, grazie ancora per avermi ricordato che c'avevo sto campo enorme qua sopra. E più che altro soprattutto di avermi suggerito di cambiare il ranghinatore, perché effettivamente era stretto e poi la striscia la facevo lateralmente ed era veramente un po' complicato per me riuscire. No, assolutamente no, ma quello è troppo piccolo poi Dav.
se hai dei campi del genere non puoi usare un raghinatore. Ma in realtà ti ho detto, l'avevo preso perché all'inizio non sapevo di questo campo qua sopra. Poi dopo Zappa mi ha detto, guarda che il campo là sopra, quello lì ad erba enorme, e fa parte della property. Allora ho detto, caspiterina, non lo sapevo. Però poi ho investito altro. Questo te lo devi sfruttare sempre, quando è pronto da tagliare, in teoria lo devi sfruttare sempre questo. Ma pure con il rullo, queste cose qua me le devo venire a lavorare poi, perché almeno così mi aumenta pure la produzione dell'erba, insomma, che cresce anche meglio, la cura dei prati. Sì. E i campi qui, le pecore, le mucche, te le puoi mettere in produzione. E Pitti Pitti non lo sa che quando lavora esulta tutta la città, il campo fiorisce e non fallisce, e Pitti Pitti non ti deluderà mai. Occhio che però Pitti c'ha sempre il super macho tractor, quindi può sempre farti ribaltare. Fa ribaltation. C'è sempre l'arma segreta. La manica. gli è esploso il microfono, non parla più Pitti. Oh là là. Secondo me c'è qualcosa nell'aria. Che... Ti sentiamo a passo, Pitti. Perché stai studiando? Ah, hai capito? Fa casa e putic. Fa casa e putic in un la gomma destra, dopo gliela devi pagare ad Abbe. La macchina, il trattore del capo qua, che il capo si chiama Macho King. Del capo ups in una gomma la brum de ups nella la brum de ups nella ripariamola con chewing gum. Devi fare la pipì? Sì, ma pss. Lì la canzone non è che andrei detto io. Dopo prosegue, perché io non me la ricordo. Sì, man mano si tolgono tutte le parole. Ti ho detto, la canzone poi finisce con suoni onomatopeici. La de la nella. Esatto, sì. Questa che esce. È spagnolos. Sì. Un saluto agli amici spagnoli, stiamo scherzando ovviamente, non ve la prendete. Magari qualcuno che è spagnolo che capisce l'italiano dice, guarda qui, ci stanno offendendo. No, ma mas respectos, non so se si dice così, massimo rispetto come si dice nella lingua italiana. Saltelli come un pallò. E Pitti Pitti dove va? Non sa nemmeno la la la. Ale, Ale, ma c'ho King Ale. Sei all'interno, è normale che mo mi dai la botta, no? No, 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 io non ti do nessuna botta, io ti sto a ruota, Vitz. Io seguo tutte le tue mosse. Il mico è proprio da fargli, io capisco il volo, Vitz. È timida poi allo stesso tempo. Ti metto a debita distanza per favore. Non mi piace vedere il tecco che fa dentro prima.
quello macio è pericoloso. Con il trattore lui fa faville o fa scindille. Esatto, la rima è scindille, giusto. Visto, io faccio anche l'intreccio. Due campioni, ma c'è pitti. Oh, guiderà la nazionale. Olli e Benji. Macio e pitti. E poi parte il coro degli ultra. Ale, ale, macio pitti ale, macio pitti ale, macio pitti ale. Abbiamo racchiuso tutto in una sola canzone qua. Abbiamo finito qui, sì, andiamo in cerca di erba da tagliare, va là. Andiamo a l'erba, ce l'abbiamo qua sulla destra. Abbiamo qua sulla macchina. Dove? Fa vedere. Se c'è, la tagliamo, che problema c'è? Perché non mi taglia? Ok. Live Pitti Generation. Live Pitti Generation. Da Love Generation a Pitti Generation è praticamente un beat. È una papa, la parola è P come Palermo o papa, P di papa, papà, la P di Mbaliemmo. Caffè patacca, il caffè che spacca, facendo il campo qua a destra. Esatto, ha detto Luciano caffè patacca, il caffè che spacca. Ci ha detto ragazzi, ma vi siete addormentati. Ha fatto suonare il sound alert, caffè patacca di tutto. All'improvviso mi sono sentito arrivare una carica di caffeina. Ho detto oh mamma mia. Oh my god. Esatto, come parlano gli English. The English. Mamma mia, fai milioni di euro con tutta la erba. Io penso che l'avevo la mission di stamattina, poi non so se tu l'hai vista, che dovevo scaricare le balle di insilato al biogas. Praticamente quando ho scaricato quelle balle, la prima parte delle balle, poi avevo già terminato la missione e me ne sono accorto quando sono rientrato prima di venire in live, che sono ritornato lì, ho guardato nello status della missione e risultava completo. Così praticamente le balle di fieno le ho scaricate direttamente nella stalletta. Io stavo sbattendo la testa perché non riuscivo a capire come dovevo smaltirle, perché sulla Hot Baron praticamente la missione con l'insilato, le balle di insilato, dovevo alla fine inforcarle e metterla nella cisterna. Invece qua no, una volta scaricate quelle subito mi ha dato il contratto completato, solo che io non ci ho proprio fatto caso. Ok, però tutto capparoccio. Vai. Le bestie, le bestriche. Ah, si vede che siete due assidui appassionati di Formula 1, eh? Da notare tra l'altro come prendono la scia l'uno dell'altro. Sì. Mi preoccupano quei due.
quando ricordati, Luciano, che quando ci sono delle persone che stanno in silenzio, allora ti devi preoccupare, specialmente Macio. Macio, quando taci vuol dire che sta tramando qualcosa. Studiando l'avversario. Esatto, e poi dopo con una bella sportella, bella, con una sportellata poi lo fa ribaltare, capite? Guarda, va, mezzo la strada, va. Volevo fare la manovra giusta, insomma. Et oui, le Macho King, il est là. Il est venu chez nous. Il a fait un très bon travail dans notre ferme. E ho detto che Macho King è venuto da noi e ha fatto un ottimo lavoro nella nostra fattoria. Ia io. Questo programma è offerto da Coviros. DRS, ho aperto l'ala. Adesso la prossima staccata ti faccio. Occhio che ti faccia la prossima staccata. Eccolo. E sottella come un pallone. Vai. Vai Paulino, vai! In salita non riesco a riprendere. C'è la miseria. E quel case è un ottimo mezzo, eh! Ah, questa è una bestia! Non a caso ho preso questi case, perché ho visto che sono ottimi. Mi pare 145 cavalli, non so se è 145 150, comunque vanno bene, non costano nemmeno tantissimo. Basta che non 110.000, finisco la razza. 110.000. Ah, beh, questo sì. Rispetto agli altri, però, che magari hanno i potenze inferiori, ma costicciano. Soprattutto quelli lì verdi. Quelli là costano un sacco, però il rapporto potenza non sempre è buono. Costo potenza, insomma. Però esteticamente è tutto un altro livello, John Deere. Anche qua dobbiamo far così. Ottimi prodotti. Vai, continua. Ma riposto io là. Chi è Everest? La serie chi Everest è? E vai. Chi è che vai in diverso? Ma dove vai se Macho King non lo guardi mai? È tutta improvvisazione. E vai, prendiamo l'erba.
questo dove è passato? Che non doveva essere dietro. Guarda questo, mi fa tutti i triangoli. Il triangolo non l'avevi considerato. Eh no. È ora che lo consideri, eh? Fa tutti questi pezzi di Pagarotti, che lo so solo lui dove li vede. Ma quando passi poi mi dici ammazzati. Avevi ragione, però stai bene, vedi? Vai che gli tagliamo tutta l'erba ad Ab. Pitti comunque lo vedo sempre correre bello veloce veloce. Ah sì? Eh sì. E tu dietro che poi lo segui, gli fai credere di essere meno veloce, ma in realtà tu non vuoi sorpassarlo, non vuoi superarlo. Io sono uno che sto lì, poi pam! Esatto. Almeno così con la scia risparmi anche il carburante senza volerlo. Ma prende un sacco di aerodinamica, però stress le gomme. Ah ok, allora quello sveglio e poi da cappotti. No, io anche se stresso le gomme, dico le gomme che non stringe, non stressa, non cuci, una cosa del genere, se non mi sbaglio. Se non ricordo male. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Oui, Fernbus, buonasera e grazie per i bitterozzi, anzi, grazie per il caffè. Come è andato oggi? Ho visto che stavi su Farming 19. Ho visto per un breve tratto che eri sul 22. Oppila, ecco qua. Fernbus, mi stanno dando una mano qua su questi grandi campi, perché in pratica non li avevo ancora. Ciao, ma cos'è che è scritto? Volevo fare una sorpresa su disco. Beh, lui è arrivato anche fermo. Sì, infatti. Ah, mi non. Problemi fatti nei due. Ma che problemi ti dà, Fen? Che ti crash? Che mi avevi accennato a qualcosa. Devi lavorare come una bestia, Fairbus. Vedrai che non ti dà problemi. Ah, eccolo lui, anche lui ci va. Mi crasha mentre gioco. Luciano, guarda. Però noi siamo nel gioco. Volendo puoi entrare nel server del gioco, seppure magari non vuoi partecipare, stai con noi qua, che purtroppo Discord lo... Luciano, non siamo su Discord. Esatto, siamo nella chat del gioco, non siamo su Discord. Quindi ti crash Fernbus solo se sei in multiplayer. Ora vuol dire che non hai la fibra misto gesso, fermo. Devi mettere la fibra misto gesso. Mamma dice che ti crash. Io e Dab abbiamo la fibra misto gesso, va con un fil di gas. Finto gesso, esatto. Oh, comunque vabbè. Finto. Però lui dice che gli crasha il gioco, quindi. Io non so, su console, per esempio, su. Sì, lui sta su Xbox, quindi non so se anche su Xbox ti fa fare la correzione dei file. Che gli crasha.
A me non mi crasha. Io non ho mai sentito che crasha un gioco su in multiplayer, dici. Oh, Ale. Ale, grazie per essere passato all'Ives. Doveva fare fare l'aperitivo o già passi al pranzo? E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice? Mission Fest, ha capito? Ah, quindi stasera Ale, l'amico Ale Assostein, cioè anche lui va in Lives, fa il convoglio. E io proprio stasera mi organizzo e faccio come faccio sempre. Apro 10 browser e faccio compagnia un po' a tutti quelli che sono in Lives. Poi faccio come il DJ. Una volta metto l'audio di una live, un'altra un'altra, quindi. Certo, ci mancherebbe. Hai visto Pitti? Grazie, Ale, figurati. Ci mancherebbe. Quando posso, lo faccio ben volentieri. Ciao Ale Asso, ciao Ale. Ale, un altro amico che ho conosciuto quando facevamo i convogli su Eurotrack. E poi pure lui sta iniziando a fare lo streamer un po' più assiduamente su Twitch. Ciao Ale, buona carica a batteria e poi ci becchiamo più tardi da te per fare hello. Oh yes, esatto. Punto esclamativo in zappa, qualcuno lo può far partire, grazie. Oh yes. Venire di su zappa. Inno zappa, grazie Lucio. È il mitico Luciano, sta per far partire il sound alert del presidentissimo. Tutta una parola, dai che ci siamo. Mi sono scordato di scrivere i comandi dei suoni. La zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto porta. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes. Esattamente. Grande Lucianone, grazie per aver fatto suonare l'inno della zappa. E visto che ci troviamo in Zappaland, no, qua abbiamo messo anche la mano sul cuore. Ha suonato l'inno della Zappaland e noi quando e allora noi gli facciamo tutti gli onori del caso. Grande Luciano. Ridendo, scherzando, si è fatta la meno un quarta. Ah, la faccia del bicarbonato di sodio. Adesso dai, ci chiudiamo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. E abbiamo fatto anche un po' di... è passato un'altra volta lo spot del nostro amico
i piani gaming che ha l'azienda agricola, i piani bio. Mangio bene anch'io. Esatto, però il motto, allora, se è rimasto bene in mente, vuol dire che è semplice ma funziona. Sì. Bello. Questo è sempre venuto durante la domenica mattina con... A mente fresca. Sempre con Zappa, Così, ma fu proprio un'improvvisazione. Un po' come l'inno di Zappa, stessa cosa, non è stato nulla studiato, tutto è per caso, diciamo così. Poi vabbè, lo spot, diciamo così, me lo sono studiato un pochettino prima di metterlo in lives e in registrazione. Questo sì, lo puoi dire forte. Dice Luciano che gli spot migliori li fa Macio. Non c'è dubbio. Lui è il re degli spot. È il principe della risata di Twitch qua. E potrebbe diventare anche più in là magari un bel personaggio comico. E un giorno potrei dire, l'ho scoperto io Macio, anzi l'ha scoperto Zappa e poi l'ho scoperto pure io. Brixa, giusto, allora, pane al pane e vino al vino. Brixa va scoperto. Ah, e allora un plauso va a Brixia. È stato Brixia che gli ha detto la Zappa, oh, va a vedere sta testa di gallina. È un tale scout, allora Brixia. Oltre a vederlo. Dice perso, fermo, contrattore, cos'è che fa? Oltre a vederlo in una aiuola, Brixia l'abbiamo riscoperto come grande talent scout. Talent scout. Ola, ho visto Brixia nella rivolta. Ah, quello è grande. Mi è venuta così. Però ti ho detto dopo vorresti prendere la risata di Chiara. Bravo, esatto, infatti là ci stava arrivando. Perché poi è la chiusura della risata di Chiara che ed è spontanea, non è quella cosa preparata. Sì, che sì, ma infatti che è... ha fatto cosa? Una chiusura bella. Ah, sto Twitch, Oh, Twitch però a noi ci dovrebbe, ogni tanto ci dovrebbe mandare il badge tipo di creatori di contenuti particolarmente sfiziosi, originali, sai? Tiriamo fuori tutte queste cose qua, soprattutto per te, insomma, che ti ci metti con l'impegno e ci fai divertire sempre. Pitti, dove tagli l'erba che ti ho tagliata? Ma Pitti guida affari spenti, perciò taglia. Ecco, mo l'ha accesa. Vai, Pitti, accendi le luci dell'albero di Natale. No, è perché stava facendo dei pezzettini che qua e là che aveva lasciato. Ah, vabbè, ma se sono pezzettini non fa niente, non vedo qua, tanto. Poi devo rifare una bella tagliata appena posso con l'attrezzo quello là, il macchinario più grande. E si farà il taglio nel giro di qualche minuto. Eccoli, guarda come sfrecciano. Oh. Ho visto un bacetto. Non capisci le manovre al volo, bitch. Capire al volo, bitch. Ho visto un bacetto in diretta qua, che è successo? Dove va? Perché si è messo a piedi? Ha iniziato una protesta, mi sa. No, niente protesta, si è messo ad inchinarsi. Ah! Davanti a The King of the Twitch Kings. Twitch King. The Macho King. Vai. A sto giro ho sbagliato io, vedi?
Ho visto tardi la mossa. No, mi si è spento il tablet sulla diretta. Ma ci senti almeno dalla chat? Sì, sì, qua? No, no, ah, okay. Nel gioco mi sento, no, più che altro stavo in diretta che guardavo anche te. Ah, a proposito, ma c'è qualche amico in diretta qua? Perché in live? Perché... allora, prima quando sono entrato da te c'era anche Drift, non so se c'è ancora Drift. Al limite dopo, prima di chiudere la live, mi do un'occhiatina, così facciamo un bel ride veloce. Ora, veloce, io Dab stacco, abbiamo finito di tagliarti tutta l'erba su sto campo. Ok ragazzi, grazie per avermi dato una mano. Io poi fra poco pure io stacco, perché sono 3 ore e mezza qua e... Però... belle lunghe lunghe, però mi sono divertito, soprattutto quando siete entrati voi in Lives. No, grazie del divertimento. Aspettate che adesso vengo vicino a voi e facciamo la chiusura. Ah, allora aspetta, vengo su di corsa perché stavo portando giù il trattore. Un attimo qui dove c'è terra. Mettiamoci vicino alla serra. Pitti, fa una cosa, porta il trattore vicino alla serra, poi me li vado a sistemare io con calma giù in farm. Ok, ora rimango qui. Sì sì, vai tranquillo, poi me li sistemo, tanto domani poi li lavo tutto quanto. E quindi sì, infatti sono belli fuori. Questo poi ormai ha finito la nafta. Ah, aspetta, fammelo spegnere. Può andare l'amichevole, dici. E allora approfitto per ringraziare i mitici Macho King e Pitti per essere passati in live, per essere passati a darmi una mano in questa lunga live. Ringrazio tutti quanti coloro che sono venuti a farmi compagnia. Ringrazio ancora una volta Kaiman per i caffettini. Ringrazio anche Fernbus per i caffettini. Allora, per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. Questo video ovviamente lo potete guardare su YouTube lunedì alle 12. E allora, grazie ancora mille, grazie a tutti ovviamente. Quindi per voi che siete in live vi prego gentilmente di restare ancora sintonizzati e vediamo un po' di fare un bel ride a drift. Allora prepariamo il ride a drift. Eccoci qua. Allora, approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi naturalmente, e quindi vi chiedo ancora una volta la gentilezza di poter restare e continuare con il ride. Vedo Vitti qua che sta salendo. Allora, io vi ringrazio ancora tutti. Thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, grazie, voglio, è stato buono, ciao a tutti, voglio. Per voi che state in live, restate!